darla? No, non l'ha preso. Al campo del Gela. Io sono Alessandro Randazzo che commenterà la partita. Con me Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Con noi anche Roberto Quartarone. Roberto. Buonasera ragazzi, scusate, abbiamo perso forse i primi secondi dell'audio. Siamo appunto qua dal Palacus. Io mi limito soltanto a dire due parole prima dell'inizio della partita, perché oggi ricorderemo con un minuto di silenzio la memoria di Giuseppe Foti, Peppe Foti, allenatore storico di AC Reale, allenatore tra i più competenti e più importanti della storia del basket nella provincia di Catania, che purtroppo è venuto a mancare ieri notte, l'altro ieri, e oggi già è stato commemorato con i funerali a Santa Tecla d'Aci Reale. È un allenatore che ha dato tantissimo movimento, negli ultimi anni è diventato procuratore FIBA, dunque con grandissimi contatti in giro per il mondo, una persona splendida, perché umanamente lo conoscevo abbastanza bene e davvero penso che mancherà tantissimo a tutto il nostro ambiente, non solo siciliano ma anche nazionale, perché tramite il suo lavoro appunto da procuratore lui è riuscito a stringere contatti con tutto il mondo, praticamente ha portato la maggior parte dei ragazzi stranieri che giocano in Sicilia, sono passati da lui praticamente, li portai lui in Sicilia, ma anche in Italia, vari giocatori aveva in giro per l'Italia. E lo ricordiamo adesso con un minuto di silenzio, ma non basta di sicuro un minuto, perché meriterebbe ben altro Peppe Foti, anche perché era una di quelle persone che rimangono, perché il suo carisma lo rendeva una persona imprescindibile. Quando era allenatore era quello che sapeva sempre trovare la tattica giusta per poter portare avanti il suo progetto. Lui per due volte è riuscito a portare, per tre volte ci ha portato la Cireale in Serie C nazionale, due volte da giocatore e due volte da allenatore, perché un anno era giocatore allenatore addirittura. E poi dopo appunto aver mollato l'allenamento ha iniziato a fare il procuratore FIBA soltanto nel 2017. E un'ultima cosa che vorrei dire, purtroppo questa tragedia è venuta poche settimane dopo la morte anche di Pippo Borzì, altro allenatore catanese dalla grandissima carriera, e purtroppo devo dire questo periodo è drammatico, tremendo per tutto il movimento cestistico locale. Alla pandemia si è aggiunto anche questo. Io come basket canese, ma anche appunto Alessandro e Gaetano sicuramente saranno con me, mandiamo un fortissimo abbraccio a Patrizia, alla moglie, ad Alice, a Ettore, a Costanza, i figli, e siamo vicini, perché gli volevamo bene a Peppe e rimarrà comunque nelle nostre memorie e nei nostri cuori. Non devo dire altro, buona partita a tutti. Ringraziamo Roberto per le parole, al quale ovviamente ci associamo io e Gaetano. A breve ci sarà appunto il minuto di silenzio per commemorare la perdita di Peppe Foti, che ha dato tanto al movimento catanese e non solo. Sì, assolutamente sì, sottoscrivo tutto quello che ha detto Robby, che era la persona migliore per fare questo tipo di inizio doveroso. Nel frattempo qui vediamo nei vostri teleschermi Cus e Gela che si riscaldano, ci arrivano le notizie, per il Cus mancheranno Arcidiacono, Basta, Gemellaro e Manfredi, fra scelte tecniche e indisponibilità, ancora infortunato Nicolo Mazzoleni. Mentre per il Gela abbiamo la notizia dell'infortunio di Caiola. Sì. Caiola che purtroppo ha subito un brutto infortunio alla clavicola, anche discretamente serio, stava giocando molto molto bene, quarto miglior realizzatore del campionato, 18 punti di media, capitano tra l'altro di Gela, un bruttissimo colpo perché Gela sta un po' faticando e la sua assenza si farà sentire anche all'andata contro il Cus, quando il Cus è stato ospite a Gela, era stato uno dei migliori. È sicuramente un'assenza che peserà non poco per Gela. Sì, perché ricordiamo che il Cus viene da 4 sconfitte consecutive, mentre il Gela da 5 sconfitte consecutive, quindi comunque vada, oggi una delle due strisce si interromperà e vedremo appunto in campo i giocatori cosa daranno e chi alla fine la spunterà. Sappiamo che ancora la mancanza di Nicolò Mazzoleni si fa sentire, però coach Guadalupi schiera
Così i suoi attaccheranno dalla sinistra a destra i vostri teleschermi, il Cus Catania con Guadalupi in posizione di playmaker, poi Pennisi, Sacca esterni e Cucce e Corselli saranno il 4 e 5 della formazione di coach Guadalupi, mentre per il basket Gela abbiamo Sescus, Kuburovic, Gazzillo, Milekic e Cagliola, l'altro Cagliola, diciamo, quello non infortunato, Gaspare Cagliola. E adesso vediamo anche gli arbitri, saranno Palazzolo e Barone, gli ufficiali di campo invece Signorelli, Trovato e La Spina. Che partita ti aspetti oggi, Gaetano? Una partita, come dicevi tu, molto intensa, perché sono due squadre che hanno bisogno di vincere, perché vengono da delle strisce negative importanti. Tu hai sottolineato come una di queste due strisce si interromperà, ma ce ne sarà anche una che si allungherà. Esatto. E nessuna delle due squadre vorrebbe continuare ad entrare in questo tunnel di risultati negativi che non fanno mai bene, soprattutto in questo tipo di competizioni così corte, visto che oggi siamo già al girone di ritorno, la prima di ritorno. Probabilmente non sembra neanche passato un girone d'andata, ma sappiamo esattamente che la formula vediamo anche in classifica come Cus e Gela sono lì comunque a due punti di differenza, però certo sono nella parte finale della classifica, quindi importante questa vittoria anche per un riscatto in campionato. Sì, anche perché probabilmente sono due squadre che non si discostano molto a livello generale l'una dall'altra, e quindi potrebbe essere anche una partita tirata, combattuta. Saranno i dettagli a fare la differenza. Abbiamo anche delle chicche riguardo ai giocatori. Sì. Tu mi dicevi quindi che Sescus. Sì, Sescus, domanda a Sescus, lituano, una chicca per cui devo ringraziare il mio amico Orazio Cauchi, uno degli insider di mercato forse più bravi di tutta Europa, che è nativo di Gela e mi ha sostanzialmente raccontato la storia di Sescus, che magari chi ci segue da Gela conoscerà, ma magari no, perché in realtà è una curiosità molto particolare. Il padre di Sescus è l'allenatore del BC Prienai quando giocarono Lamelo e Liangelo Ball. I due ball. Sì, i due dei tre ball. I due dei tre. Uno dei tre adesso rischia di vincere il Rookie of the Year. La spiega in NBA, diciamo. L'altro ha avuto un contratto di una decina di giorni, poi è stato tagliato. Lui è quello più strano della famiglia. L'unico ball. Sì, quello più strano della famiglia. E fece scalpore il fatto che andarono a giocare in Lituania diventando professionisti e saltando il college, e ad allenarli era proprio il papà di Sescus, che oggi vediamo in campo a Gela. Sì, e infatti siamo qua, play classe 92, Sescus Domantas. Nel frattempo mancano due minuti all'inizio della partita, al minuto di silenzio, prima ci sarà il minuto di silenzio, e adesso i due allenatori spiegano le ultime cose ai giocatori. Gela, che tra l'altro ha un reparto stranieri piuttosto folto, eppure il rendimento degli stessi non è stato soddisfacente a quanto sappiamo. Forse Sescus è stato uno dei migliori, se non il migliore, tra gli stranieri arrivati a Gela quest'anno. Sì, probabilmente sì, abbiamo visto nel riscaldamento anche una figura dominante, Ndubuisi, che è un ragazzo classe 2002, che però molto, molto importante sicuramente per Gela. Sì, fisicamente impressionante, uno di quei giocatori che noti durante il riscaldamento, no? Per doti fisiche e atletiche. Vedremo che minuto al giorno. Sì, diciamo, spicca nella figura del basket catanese, nel panorama cestistico catanese spiccano queste figure, non siamo molto abituati. Certo, quindi. Assolutamente. Anche perché poi abituati a vedere spesso il Cusco, comunque una squadra molto molto piccola. Sì. C'è sempre il problema ogni volta dei lunghi, cioè chi entrerà, chi farà il lungo in questo quintetto. Però diciamo, se la cavano anche con i quintetti più corti. Assolutamente sì, e poi anche grande merito va a Corselli, che sta nettamente overperformando in questo periodo. Si sale spesso in cattedra durante le partite, sia in difesa che in attacco, quindi Corselli sta dando una mano al reparto interno
della formazione catanese. Adesso ci prepariamo al minuto di silenzio dopo la sirena. Ringraziamo ancora una volta Peppe Foti per tutto quello che ha fatto per il movimento. Adesso ci apprestiamo a seguire la partita. Kus, Gela, i giocatori sono pronti per la palla 2, il salto iniziale. L'arbitro lancia la palla, palla Gela ed è proprio Seskus a prendere la palla. Adesso Kuburović prova subito il tiro da tre che c'è ed è la prima tripla della partita, subito tre punti per il Gela che conduce, ma il Kus è subito dall'altra parte del campo con Pennisi. Pennisi prova a sfruttare il blocco di Cuccia, entra, è un appoggio facile per Marco Pennisi, subito intensità abbastanza alta, Gaetano. Sì, sì, Pennisi si fa subito vedere, l'abbiamo visto un po' sotto tono l'ultima in casa del Kus, invece sì, comincia molto molto bene oggi. Ancora Seskus con Kuburović, sfrutta adesso il blocco, ancora un arresto e tiro, stavolta non va. E allora Guadalupi sporca un po' la palla, ma c'è subito Cuccia che oltrepassa la metà campo, adesso si ferma, passaggio forse troppo frettoloso per Pennisi, palla Gela. Sì, Cuccia cerca subito di riaprire una volta esaurita sì la transizione, però è fuori misura la palla per Pennisi. Ancora Seskus conduce la sua squadra, vede Kuburović, ancora gioco fra i due, adesso palla schiacciata, impressionante giocata clamorosa di Milekić, giocata clamorosa clamorosa di Marco Milekić che vola al ferro. Subito spettacolo in questa partita, 5-2 per Gela. Adesso Corselli prova il tiro da tre e c'è anche questo tiro da tre, 5 pari, subito partita intensa e... Ha iniziato pianino. Sì, devo dire che il primo minuto schiacciate due triple, adesso ottimo passaggio di Seskus per Kuburović che però appoggia male, l'arbitro vede il tocco, quindi la palla sarà per il Kus Catania. Sì. Tanta qualità Gela, che forse a volte non subito, riesce sì, a concretizzare, però... Strano vedere una squadra così in basso in classifica avere questi numeri. Sì, adesso Pennisi prova a battere uno contro uno il suo difensore, appoggio che però non va, e allora Kuburović subito riparte, vede il suo compagno, passaggio però sporcato da Roberto Sacca, e quindi Guadalupe già dall'altra parte prova l'arresto e tiro, sbaglia però qui il passaggio per Sacca e Kuburović in contropiede. Subito dall'altra parte 7-5 Gela quando sono passati poco più di due minuti dall'inizio della partita. Sì, forse becca un po' di decisione il Kus, lo vediamo in queste palle perse. Guadalupi adesso prova il tiro da tre, niente, solo il ferro, rimbalzo sporco, allora Pennisi può tirare da sotto, altri due punti per Marco Pennisi. E la partita rimane in parità 7-7, ecco Kuburović, Seskus. I due si scambiano la palla spesso, già nei primi due minuti si è visto. Seskus prova l'arresto e tiro che si
stampa sul ferro. Cuccia prende rimbalzo, pendisi sotto le gambe di Milekic. Tunnel. Spettacolo qui al Palacus. Adesso Guadalupe prova però a un attimino fermarsi, dalla calma ai suoi compagni, però Corselli prova il tiro, cerca il fallo, però commette infrazione di passi. Giusta, Corselli ha perso l'appoggio, è scappato il perno e poi ha completamente perso il controllo del corpo. Giusto il fischio. Giusto il fischio, adesso la rimessa sarà per il Gela. Caiola per Sescus, che affronta ancora Pennisi. Vediamo cosa si inventeranno adesso i giocatori del Gela. Ed ecco il passaggio, il taglio perfetto di Kuburović. Altri due punti e 9-7 Gela. Sì. Guadalupe nel frattempo chiama L, lo schema che abbiamo imparato a conoscere ormai tra le file del Cus. Il Guadalupe prova a prendersi il blocco, però vede Cuccia che sfrutta il tocco del giocatore di Gela, quindi sarà rimessa Cus. Ma ecco che entra subito Lofaro. Coach Guadalupe fa un cambio. Entra Lofaro, ma non esce nessuno. No, è uscito Sacca. Sì. Me lo sono perso. Sì, sì. Esce Sacca, entra Lofaro. Adesso rimessa a Cusso con 15 secondi sui 24. Subito parla per Lofaro. Ancora Guadalupe, spalle a canestro. Però si fa togliere la palla. Allora Gela può ripartire. Qua Gazzillo subisce fallo. Per la rubrica di stile ti segnalo il doppio calzino di Lofaro da Minors Vero. Doppio calzino di? Lofaro. Lofaro. Eccolo lì. Sì. Non vedevo i piedi. Adesso palla ancora Sescus, che prova il gioco a due da sotto. Però l'arbitro vede un altro fallo, probabilmente di Guadalupe. Sì, quindi secondo fallo di squadra per il Cus, primo personale di Guadalupe. Coach Guadalupe senior invece dalla panchina invoca un blocco irregolare da parte dell'attacco di Gela. Però l'arbitro giudica diversamente. Adesso Caiola, niente da fare sul ferro, il tentativo del tiro dal 3. Pennisi adesso vede Cuccia, provano a ripartire velocemente i giocatori del Cus. Ecco, adesso palla a Guadalupe, prova l'uno contro uno, finta ottima per adesso passaggio per Lofaro, che c'è anche questa tripla, subito caldi tutti i giocatori. Sì, ti ripresi il ritmo, spesso e volentieri vanno dentro quando sono ben costruiti, ci sta che l'esito sia positivo. Terza tripla della partita, adesso Caio la prova a giocare, prende il rimbalzo e non riesce però a concretizzare, ma prende il fallo. Ci saranno due tiri liberi per Caiola. Sì, raddoppiato, sì. Ma sfrutta comunque la sua taglia per trovare il fallo. Sì, sì, diciamo quel tiro lo prende lui, rimbalzo, va. Ha capito perfettamente dove andava. Adesso vediamo che entra Arena per Pennisi. Daniel Arena, play catanese, classe 96, c'è poco da dire, diciamo. Nell'ambito cestistico canese è abbastanza conosciuto. Vediamo se darà il suo contributo da subito. Sì, tra l'altro a proposito di Arena, con Guadalupe probabilmente lo ha messo perché rispetto a Pennisi, che non stava facendo male, da più fisicità nel confronto con Sescus, che si occuperà di lui in difesa ed è piuttosto piccolino a livello di fisico. Sì, sì. Ecco, vediamo subito Arena, Sescus. Corselli alto per Lofaro. Ancora Guadalupe che prova a mettere un po' di ordine. Palla della che bene, vede Lofaro, Caiola recupera palla però tocca la linea di fondo. Non aveva difeso male Gela, però la posizione di Caiola non li ha favoriti. Era troppo vicino al fondo campo. Quindi ancora un'altra occasione per il Cus di concretizzare questa fase d'attacco. Ecco la palla per Lofaro, che gioca l'uno contro uno, però purtroppo il suo tiro non va a segno e quindi ancora il Gela con Milekic, Kuburović, ancora Milekic da tre, che sfrutta la sua fisicità.
per schiacciare ancora una volta, più 3 Gela. Milekic in palla, chiedono passi di partenza e forse uno dei due arbitri era in procinto di chiamarli, meglio così perché... Poi però hanno favorito lo spettacolo, esatto. Scelta NBA forse. Ancora adesso però vediamo il Cus che perde palla, qui Guadalupi un po' in ritardo, commette fallo su Sescus. Sì. Intelligente qui Sescus perché sul recupero attacca subito la spalla di Guadalupi, che è costretto a spendere il fallo per evitare che... Sì, il figlio adesso... del coach dei fratelli Ball vada. Ed ecco che Guadalupi Senior infatti chiama minuto perché un secondo forse deve dire qualcosa ai suoi. Milekic mi sa un po' di quel giocatore che poi fa un po' quello che vuole. Forse ora l'abbiamo visto, sì. Già due azioni, comunque esce da fuori, sì, vediamo, sì. Vediamo se anche forse il tiro da fuori, non lo so, prende spesso palla da fuori. Per adesso ci ha fatto vedere due schiacciate, ma vedremo. Sì, credo che la possibilità che continui a schiacciare, comunque a chiudere al ferro in questo modo, dipenda proprio dal suo tiro da fuori, no? Perché il Cus lo ha aspettato sul perimetro. Le due schiacciate sono arrivate probabilmente in fotocopia, ricevendo fuori la linea dei tre punti, partenza incrociata, un paio di palleggi e poi chiusura al ferro. Sì, batte il difensore abbastanza abilmente, poi si trova lì giustamente con la sua fisicità. La difesa del Cus potrebbe considerare di aspettarlo un po' più dentro, ma se lui cominciasse a punire da fuori comincerebbe ad essere un bel problema. Vedremo cosa avrà detto coach Guadalupi ai suoi, proprio per forse per arginare proprio alcuni dei giocatori di Gela, che sia Sescus con Kuburović nei loro giochi da fuori poi spesso uno di due si libera, sia Milekic che abbiamo visto il suo potere offensivo. Adesso rimessa sarà per Gela con Gazzillo, palla per Cagliola, Cuccia subito difende, la palla è per Sescus che vede Kuburović. Penetra, però sbaglio il passaggio per Sescus e allora lo faro, perfetto, in contropiede, forse aspetta un po' troppo il suo difensore, scelta sbagliata, però qui vediamo, vediamo il fallo in attacco di Kuburović. Giusto. Visto dall'arbitro, sì. È suggerito da questo Guadalupi in panchina, che era lì vicino. Prima abbiamo visto invece un faro che ha un po' subito l'effetto Milekic, no? Che ha schiacciato due volte di là. E ha avuto un po' paura della stoppata forse, si è fermato, ha rallentato il terzo tempo per sentire la posizione del difensore e quando è dietro non sai mai dove può arrivare poi con un suo salto. Quindi probabilmente lo ha limitato questo. Nel frattempo Kuburović esce un po' arrabbiato forse per la scelta, però esce Kuburović ed entra Moricca, numero 10 del Gela. Vediamo se adesso il Cus può approfittare di questa uscita temporanea da parte del giocatore ospite. Adesso Arena prova a sfruttare il blocco di Cuccia, uno contro uno con Cagliola, ottimo appoggio da parte di Arena, sono due punti per lui, meno uno Cus. 4 minuti e 12 alla fine del primo quarto, ma ecco che entra Ndubuisi. Timothy Ndubuisi per Cagliola. Vediamo cosa ci farà vedere. Adesso Sescus cede subito la palla a Moricca. Moricca seguito da Guadalupi. Ancora Sescus che adesso prova a vedere i movimenti dei suoi. Ecco Milekic che porta il blocco. Sescus si libera subito. Ottimo scatto. Però la palla non va a segno. Ecco Ndubuisi subito rimbalzo. Peccato qui non trova il canestro. Sporcato un po' dalla posizione, però c'è il rimbalzo di Milekic. Saranno due tiri per lui. Sì. Il Cus può soffrire sia Milekic che Ndubuisi, che sono molto molto lunghi, molto molto fisici. L'abbiamo visto subito. Come abbiamo detto, sapevamo che il Cus appunto non ha elementi diciamo alti. Sì, per... cioè, per affrontare queste... Per non pagare questa cosa qui dovranno essere bravi a limitarli in difesa, cercando di farli uscire il più possibile dall'aria e facendo diventare sostanzialmente un malus almeno difensivamente, perché sì, a rimbalzo dovranno compensare, sì sì, a rimbalzo purtroppo c'è poca storia. Adesso Milekic ci mette altro tiro libero, 15-12 per Gela, più 3 minuti e 47 alla fine del primo quarto. Già siamo dall'altra parte del campo con Cuccia che prova a affrontare Ndubuisi,
Peccato, non c'è qui il canestro. Si lamentava anche di un fallo, però già Gela è dall'altra parte con Moricca. Moricca adesso cerca di mettere un po' di ordine. Milekić ancora col blocco, adesso scarico in angolo. Scarico che non si concretizza con il canestro, ma altri due tiri liberi per Gela. Sì. Di là, senso precedente, Cucci ha fatto esattamente quello che dicevamo prima, no? Nubuisi non ha la mobilità laterale per tenerlo in una penetrazione da fuori. Infatti, dopo due palleggi ha cominciato ad arrancare. Cucci ha potuto concludere al ferro, non è stato neanche fortunato. È arrivato l'aiuto, però la conclusione era buonissima. Ed è questo che deve provare a fare il Cus offensivamente. Sì, cercare di limitare lì, compensare difensivamente, magari anche recuperando palle. Abbiamo visto prima che comunque molto aggressiva la difesa cussina in attacco. Cercare anche di trovare probabilmente i tiri con i suoi tiratori. Vediamo che il primo tiro di Gazzillo non va a segno, quindi si rimane sul 12-15. Vediamo adesso il secondo tiro libero, che va a segno. Quindi più 4 Gela. Adesso Arena affronta Sescus. Buona la difesa del giocatore di Gela. Lofaro da 3, prova il tentativo e c'è la tripla per Lofaro. Quindi 16-15, meno 1 Cus. Ma già palla dall'altra parte per Sescus. Sescus vede il taglio di Milekić che però non prende palla. Ottima difesa qua del Cus. Probabilmente Sescus non ha visto bene il suo compagno. Guadalupe frettoloso il passaggio qui per Lofaro, quindi sprecato il recupero difensivo. Ora Sescus ha l'opportunità ancora di incrementare il vantaggio. Ed ecco il recupero di Arena. Mi smentiscono sempre. Arena qui niente da fare, ma c'è Cuccia subito dietro. Quindi due punti per il Cus. Time out chiamato da coach Bernardo. 16-15 Gela, 2:36 da giocare. Partita abbastanza equilibrata. Sì, qui abbiamo rivisto l'effetto Milekić su Arena, che ha fatto una gran giocata difensivamente. Corre di là e ha un po' paura della chase down di sì, Milekić. Sì. Però bravissimo Cuccia, da giocatore espertissimo. L'ha seguito. A seguire l'azione anche in contropiede, dove magari tendi a rilassarti, a restare dietro. Invece resta lì, segue e trova i due punti per il nuovo vantaggio del Cus. Sì, dicevo prima 16-15, in realtà con questi due punti ora 17-16, vantaggio Cus più uno. E per questo il coach di Gela ha capito che forse c'era qualcosa da aggiustare. Nel frattempo c'è stato anche l'ingresso di Sarchioto per il Cus. Adesso vediamo come usciranno dal timeout. Sono ancora Sarchioto, Arena, Cuccia, Guadalupe e Lofaro, mentre per il Gela gli stessi componenti di prima. Quindi abbiamo anche qui Sescus, Moricca che adesso porta palla, va per Sescus, Milekić sempre lì per portare il blocco ai suoi compagni. Qui Sescus sbaglia i tempi, pensava forse un suo compagno si prendeva la palla e commette infrazione di passi. Ed ecco che esce Gazzillo per Marković, nuovo entrato, ne mangia Marković. Sì, non sono sicuro, ma credo che Gela abbia attaccato la zona del Cus con uno schema contro la uovo. È stato questo che ha colpito. Quindi Sescus un po' si è non ha capito, forse l'ha capito all'ultimo almeno. Adesso Arena non vede il taglio di Lofaro, però vede Cuccia che alza la parabola, forse è troppo, e becca il la traversa, possiamo chiamarla, del tabellone. Milekić all'altra parte. Qua il giocatore di Gela forse lamentele importanti quando l'arbitro ha fischiato il fallo. Ah sì, chiedo un antisportivo che arriva. Antisportivo è arrivato, sì, è arrivato l'antisportivo. Si sono consultati i due arbitri e hanno convenuto appunto per l'antisportivo. Qui ancora vediamo il giocatore di Gela, Milekić, a terra, quindi forse avrà preso una botta importante. Vediamo i risvolti. Da qui forse non si è visto bene perché eravamo coperti da altri giocatori, però
pensiamo un fallo più sul tiro, forse hanno toccato il corpo ed è caduto male Milekic. Eh sì, perché Milekic è andato dritto per dritto, molto molto forte al ferro lì, a quelle velocità lì cerchi sempre di ostacolarlo, ma sì forse un ostacolo ovviamente in buona fede per cercare di fermare Milekic, col corpo magari messo male può portare a questo. Forse ha sbattuto la testa, però si è ripreso. Adesso Milekic che dovrà tirare i liberi dell'antisportivo, quindi saranno due liberi e rimessa in attacco per Gela quando mancano due minuti alla fine. Ancora Kus più uno, non ci sono stati canestri all'ultimo minuto chiamato da coach Bernardo. Vediamo adesso Mire che ci parla con gli arbitri. Ci sto cercando di capire la situazione, perché Guadalupe padre e figlio chiedono il cambio. Forse cambio che... perché ha subito un colpo alla testa forse, quindi ed è stato a terra forse per diversi secondi. E infatti c'è il cambio obbligatorio. E rientra Cagliola per Milekic, quindi che deve uscire obbligatoriamente proprio per la sua situazione di essere stato a terra per un tot di secondi. Da regolamento deve uscire ed entra Cagliola che tira i tiri liberi al posto suo. Il primo non va bene. Adesso c'è il secondo tentativo che va a segno. 1 su 2 per Cagliola, 17 pari, 2 minuti alla fine del primo quarto, rimessa Gela. Vediamo ora questi ultimi 2 minuti chi prevarrà, oppure se sostanzialmente si verificherà una situazione di equilibrio ancora per questo quarto. Rimessa Gela a Cagliola, adesso per Sescus. Sescus prova subito il tiro da 3 che non va a segno. Qui vediamo Arena a terra, però niente di preoccupante. Allora Guadalupe riparte, qui c'è il fallo in ritardo da parte di Moricca. Guadalupe era già proiettato a canestro, ha continuato la sua azione anche dopo il fischio degli armi. Sì, non l'ha sentito forse il tocco che stava continuando, doveva concludere lo slancio. Sì, adesso Arena si libera. Guadalupe però vede Sarchioto che si gira bene, vede Di Mauro da 3, però solo ferro per lui, e quindi Gela con Moricca. Moricca aspetta che i suoi si sistemino e palla Sescus. Sescus adesso prova a girare la palla, ancora Cagliola, palla ancora per Sescus che in un modo o nell'altro prende sempre palla dopo due passaggi, e palla Sescus. Adesso però recupero da parte del Kus e fallo di Cagliola in ritardo, ancora su Guadalupe, ma niente bonus, quindi sarà ancora rimessa per la squadra di casa. Il punteggio rimane invariato, 17 a 17. Mancano però adesso 1 minuto e 16 secondi e vedremo adesso Arena cosa penserà in regia. Nel frattempo al cambio vediamo ritornare Kupurovic, che da un po' è rimasto in panchina per un po' magari a dissipare la sua rabbia. Adesso Sarchioto, rimbalzo, prova, prende fallo Sarchioto, ottimo tentativo, quindi saranno due tiri liberi per il giocatore cussino. Sì, molto bene Sarchioto, non è abitudine comune seguire i propri tiri da fuori, lui lo fa bene, prende il rimbalzo offensivo e rimedia l'errore andando in lunetto. E sfida anche i due lunghi del Gela, guadagnando un fallo, quindi ottima posizione del corpo appunto. Il tiro non va a segno, però due tiri liberi importanti. Adesso entrano Kupurovic e Gazzillo, quindi rientrano i due giocatori del Gela per questo minuto, poco meno di un minuto finale. Adesso primo libero di Sarchioto. Tra l'altro per Gela esce Sescus ed è importante la cosa che hai detto tu prima, ovvero che la palla tende spesso a rifinire nelle sue mani. Io credo che Gela sia una squadra che ha molta qualità ma poche idee,
spesso vediamo degli attacchi statici o comunque con soluzioni confuse per questo sì, motivo. Sì, e poi finisce palla a Sescus probabilmente questo. Ora vediamo Kuburović invece come organizzerà la squadra. Adesso prova a sfruttare il blocco, palla in scarico per l'appoggio che non va e quindi riparte il Kus con Guadalupi. Sono situazioni 3 contro 2, Guadalupi però va da solo Di Mauro. Ancora una volta i giocatori del Kus seguono e segna e tiro libero aggiuntivo. Sì, questo quintetto chiaramente favorisce il Kus al rimbalzo rispetto a quelli schierati precedentemente da Gela, visto che Cagliola fondamentalmente è l'unico lungo ed è assolutamente abbordabile per i ragazzi di Guadalupi. Ma in generale il Kus adesso è un quintetto piccolissimo, c'è Sarchiotto da 5, sono stati bravissimi anche in precedenza quando andavano sotto fisicamente, prendere bene posizione al rimbalzo offensivo, a trovare questi punti su seconda opportunità che sono fondamentali. Sì, adesso più 3 Kus con la possibilità col tiro libero di Mauro di arrivare a più 4, viene concretizzato questo vantaggio, quindi Kus più 4, 21-17, più di circa 25 secondi sul cronometro, però quindi ancora ci saranno un'altra azione dopo questa. Adesso vediamo Kuburović se sfrutterà tutto il tempo a sua disposizione. Abbiamo messo Sarchiotto a terra, invece no, Kuburović sfrutta questo corridoio che si è creato davanti a lui per appoggiare. Quindi meno 2 Gela, Arena però vede Di Mauro che appoggia sbagliando. Niente da fare per l'ultimo tiro finale, il tiro della disperazione negli ultimi secondi. Si conclude il primo quarto, Kus 21, Gela 19. Cosa vedremo in questo secondo quarto secondo te? Cosa vedremo in questo secondo quarto? Mi aspetto di vedere un Kus che continui così, soprattutto l'ultima frazione di questo periodo in cui ha fatto vedere cose interessanti e soprattutto la capacità di poter mettere in difficoltà Gela con le letture, perché Gela mi sembra una squadra che non ha letture clamorose a differenza di altre magari in questo campionato. Potrà mettere in difficoltà così sicuro. Devo alzare o... Vediamo nel frattempo ci arrivano i tabellini che commentiamo insieme. Abbiamo visto partendo da Gela Kuburović 9 punti, anche se è stato molto tempo in panchina. Il suo allenatore l'ha visto un po' forse agitato dopo quel fallo in attacco che gli hanno fischiato, quindi 9 punti per lui, 6 punti di Milekic, anche lui è uscito per un po' dopo appunto quella botta, però nulla di grave fortunatamente. Per il Kus invece cosa notiamo? Per il Kus i 6 di Lofaro, che è stato fondamentale per aprire il campo con subito è entrato bombe. Bene, sì, e poi piuttosto variegato il tabellino del Kus, come spesso capita in realtà. Sì, anche impatto di Di Mauro importante, molto utili, abbiamo visto in tutte le partite qua che abbiamo commentato. Gli ingressi dalla panchina del Kus è fondamentale proprio perché ognuno può dare il suo contributo e spesso i giocatori rivelazione sono proprio quelli che entrano dalla panchina. E ci ricordiamo uno Sgroi in una partita che entrò e ha fatto 2-3 azioni importanti sia in attacco che in difesa, quindi importante il contributo della panchina del Kus. Anche lo stesso Sarchiotto l'ultima in casa non ha fatto male. Coach Guadalupi è abilissimo secondo me nel leggere le partite, sì. Nel capire quali giocatori sono più adatti a livello fisico, a livello tattico di una determinata partita, lo fa bene e per questo sono così efficaci i suoi cambiamenti a partita in corso. Sì, anche perché è costretto, possiamo dire, a fare questi cambi minuto dopo minuto proprio per la situazione dei lunghi del Kus, quindi cercare di arginarli cercare di arginare gli avversari in vario modo, quindi magari cambiando quintetto spesso, cercando di inserire forze fresche. Forse questi sono i modi che Coach Guadalupi trova per appunto affrontare le squadre. E infatti comunque il Kus è in vantaggio di 2 punti. Adesso ricomincia il secondo quarto, subito Guadalupi per Di Mauro che però non va. Vediamo in campo il quintetto del Gela che fondamentalmente è quello che ha lasciato fine primo quarto, con l'ingresso però di Sescus. Rivediamo Milekic, Kuburović, adesso palla per Marković, però perde palla in malo modo, vediamo la sua espressione, non capisce cosa ha fatto. Adesso dei problemi per recuperare la palla, ma ci siamo.
espressione probabilmente contraria a quella di Giorgio Guadalupe, invece molto con la sua classica faccia cattiva dopo il recupero. Adesso Arena prova subito a battere Sescus, ingresso di Arena, però niente da fare, Di Mauro qui non riesce a correggere, ma la palla è ancora Cus, Sarchioto a volte come una calamita, come un magnete riesce a prendere queste palle anche se si trova fuori dalla linea 3. Qua Arena forza un po' la palla va oltre il canestro, quindi Gela può attaccare con più calma stavolta, ancora a scambio Kuburovic Sescus, i due si cercano, si trovano, Milekic sempre a portare blocchi, qui Kuburovic prova il passaggio dentro, vediamo Milekic come concluderà. E ancora una volta Markovic sbaglia sempre dallo stesso lato, sì. Ed ecco che il coach lo fa uscire. Credo abbia pestato la riga. Sì, qua ha pestato la riga. Prima si è palleggiato sul piede, ora ha pestato la riga. Quindi il coach preferisce prevenire e lo fa uscire ed entra Gazzillo. Ecco il Cus che attacca ancora con Di Mauro. Di Mauro parla per Guadalupe, finta al tiro, vede, bellissimo il taglio di Sarchioto, adesso palla fuori per Lofaro, niente da fare, stavolta non c'è la tripla per il giocatore cussino, quindi è già dall'altra parte Gela, appoggio facile di Cagliola, qui il Cus ci ha messo un po' per ritornare in difesa. Sì, un po' piccolo il Cus in queste circostanze. Vediamo Guadalupe, ottima doppia finta. Peccato, ancora una volta il tiro non va a buon fine. Recupero di Sarchioto. L'abbiamo chiamato, abbiamo detto colui che entra dalla panchina col cuore, recupera questa palla. Qui Guadalupe però non riesce a segnare e quindi dall'altra parte Kuburovic che però si deve fermare. Stavolta c'è il recupero del Cus, quindi riparte il Gela con Sescus, bellissimo il taglio qui di Milekic, i due si trovano. Milekic stavolta sceglie di appoggiare delicatamente, evita di disturbare ancora. Forse gliel'hanno detto, ho detto guarda Milekic, se continui così la partita dobbiamo sospenderla, quindi un appoggio facile, prende anche il rimbalzo Milekic, qua c'è poca lucidità al tiro per il Cus, ancora un canestro per Gela, Kuburovic ed è più 4 Gela, quindi gran palla di 6-0 di break. Una palla di Sescus in no look, tutto nasce dalla transizione lanciata da Milekic. Sì, la pausa ha fatto bene al basket Gela, c'è più consapevolezza forse per Sescus e compagni. Vediamo Kuburovic, Milekic, sono loro tre che sicuramente stanno guidando la squadra. Per il Cus invece poca lucidità, abbiamo visto appoggi forse potevano essere più concretizzati, diciamo, potevano essere concretizzati anche resti e tiri, forse troppa fretta per i giocatori del Cus. Sì, spesso si fanno un po' ingolosire dalle opportunità che si presentano davanti anticipatamente, no? All'interno di un'azione comunque dura 24 secondi, quindi il tempo per costruire sì, ci può, esatto. E il Cus sa farlo, ci sta cercare di velocizzare l'azione prendendo tiri veloci, soprattutto per la costituzione di squadra che è il Cus e anche rispetto a quella che è Gela invece. Qui però per esempio hanno preso due bei tiri liberi. Sì, vediamo Guadalupe che in tutta la partita non ha mai avuto problemi a saltare l'avversario e poi sfrutta la sua fisicità anche per guadagnare falli, qui realizza anche il tiro libero, vediamo il secondo che non va a segno, quindi 25-22 per Gela, 7 minuti alla fine del secondo quarto. Vediamo adesso Kuburovic come sfrutterà questa azione d'attacco, palla ancora a Sescus, prova a sfruttare il blocco di Milekic, ancora Kuburovic che qua batte gli avversari però non riesce ad appoggiare bene al tabellone, quindi Sarchioto e Guadalupe. Vede subito Di Mauro dall'altra parte che appoggia, supera la mano di Sescus, alza la parabola e trova l'angolino giusto del tabellone per questi due punti importantissimi, perché
per il Kus è importante rimanere in scia. Sì. Li rivedevo a replay, non scontati questi due punti di Mauro, anche bella palla di Guadalupe. Bella palla di Guadalupe, sì, confermo. Adesso Sescus vede Milekić. Che ci dice? So anche tirare da tre, perché noi prima l'avevamo detto, Milekić, vediamo quante soluzioni può offrire alla sua squadra, e c'è anche questa, quindi un'altra difficoltà adesso per la difesa cussina, che non può lasciare troppo spazio perché ha paura appunto delle schiacciate di Milekić o degli appoggi. C'è anche il tiro da tre per il giocatore del Gela, e c'è anche il tiro da tre di Sescus, che costringe Coach Guadalupe a chiamare timeout giusto. Qualcuno diceva alla tribuna: se Milekić segna anche da tre è onnipotente. No, è onnipotente. No, lo dicevamo anche noi prima, perché era la soluzione che gli mancava e probabilmente era l'unico modo per arginare le penetrazioni dal perimetro. Puoi togliergli un po' di spazio se sai che non può chiudere, non può tirare da tre, quindi puoi aspettarlo due o tre passi indietro, ma se comincia anche a punirti al perimetro diventa difficile. Complicato. Noi avevamo detto, infatti, vediamo, forse ingenuamente, stiamo due passi indietro, noi gli diamo subito la possibilità di fare uno contro uno. Così è andata, e così ci ha mostrato che non servono neanche questi pezzi. Milekić ce la mette anche da tre, e per ultimo vediamo anche la tripla di Sescus, quindi Coach Guadalupe adesso deve riorganizzare ancora una volta l'attacco e la difesa cussina. Milekić è arrivato a quota 11 punti, Kuburović invece l'abbiamo lasciato a 9, quindi adesso 11 punti anche per lui, per i due giocatori di Gela. E adesso c'è l'ingresso in campo, vediamo come si saranno organizzate le due squadre, soprattutto il Kus. Vediamo che rientra Corselli, con lui Sacca, ancora Sarchiotolo, Faro e Arena, ed escono Guadalupe e Di Mauro. Sì. Vediamo adesso Corselli e Sacca, che non vedevamo da quando erano entrati in quintetto fondamentalmente. Sì, erano usciti perché comunque il quintetto del Kus stava andando bene, però adesso forse bisogna mettere Corselli, che sicuramente è l'unico lungo del Kus. Adesso vediamo che la difesa del Gela costringe un tiro difficile, ma era suonata la sirena di 24 secondi, quindi ottima difesa del Gela. Il Kus non riesce a trovare la soluzione nel tempo a loro disposizione, quindi più 7 Gela, 31-24, 5 e 10 al termine del secondo quarto. Qui Kuburović prova il tiro da 3, purtroppo non riesce a prendere il rimbalzo il Kus. Corselli forse si fa male, prende una botta, ma la palla è ancora per Gela. Qui adesso bravo Arena a vedere il passaggio di Sescus, che però qua stava facendo un po', se segnava anche questa Sescus, così a prendere palla da terra, a girarsi fuori equilibrio. Sì, era anche lì forse. Tra l'altro Sescus, secondo me, ha totalmente ignorato l'indicazione del suo coach alla panchina, che aveva detto di chiamare Pugno. Lui ha chiamato Milekić, si è chiamato un pick and roll qui sull'ale, ha mandato sostanzialmente di lato gli altri tre e ha giocato per i fatti suoi. Sì, c'è spesso questa associazione Sescus-Milekić, questi pick and roll, anche perché comunque abbiamo visto che i due si trovano spesso. In più il compare Kuburović, quando vuole segna e fa anche ottimi passaggi per i compagni, quindi hanno tanto da dare appunto i giocatori di Gela. Adesso vediamo però il Kus con Sarchioto, che si impappina in questa azione offensiva. Subito Sescus dall'altra parte, che la dà molto dolcemente a Caiola, che non riesce a segnare, però c'è il rimbalzo di Gazzillo. Altri due punti, più 9 Gela. Sì, qui probabilmente è Sacca che si perde un po' il taglio fuori. Arena ancora una volta affronta Sescus, buono il blocco di Sarchioto, adesso fuori il tiro da 3 che non va, quindi rientra subito la difesa del Kus. Qui Arena subisce lo sfondamento, ottima posizione del giocatore del Kus, che ha capito appunto
il modo irruento forse con cui attacca il giocatore di Gela e prende questa ottima giocata difensiva a partire Arena. Sì, intelligente, Milekic si è subito tirato tipo con col fare di chissà che ha fatto qualcosa ma non vuole farlo notare. Sì. E poi corre subito all'arbitro prendendolo per un braccio così per cercare di convincerlo di a non fischiare il palo in attacco. Ma niente da fare, il coach, fra l'altro coach Bernardo, lo richiama in panchina. Per lui rientra Ndubuisi, Timothy Ndubuisi, numero 34 di Gela, classe 2002, nigeriano. Sì, nigeriano, classe 2002. Adesso Pennisi, ottimo attacco da parte di Pennisi, però c'è il fallo proprio nel tentativo di superarlo, commette il fallo Sescus adesso. Forse c'è un sì, Sescus piccola tensione. Sescus è uno molto molto votato al trash talking da quello che posso vedere. Ora con Pennisi, poco fa con Sarchiotto è andato a beccarlo. Non si tira indietro, diciamo. Pennisi Sescus, se parte il trash talking ne vedremo delle belle. Sì, anche perché entrambi, cioè sicuramente Pennisi anche lui avvezzo a questa tipologia durante la partita. Molto bravo Pennisi. Sì, sì, sì. Sescus se la ride, ora torna in difesa. Nel frattempo altro tiro libero per Pennisi che non c'è. 0 su 2, meno 9 ancora il CUS, 3 minuti e 40 da giocare. Il Gela attacca con Moricca per Caiola, ancora Sescus. Sescus vede all'angolo Caiola che non trova il tiro da tre. Lo Faro subito, palla a Cuccia che appoggia, forse era arrivato con una spinta troppo elevata e quindi la palla trova il tabellone ma troppo in alto. Qui Sescus prova a liberarsi. Mamma mia, super giocata di Sescus, super giocata, forse eccessivo quel movimento che ha fatto di partenza perché i giocatori non hanno abboccato, però comunque la spinta che si è dato gli ha permesso di trovarsi solo poi e appoggiare al tabellone. Più 11 Gela, poco meno di 3 minuti. Ancora Sescus dall'altra parte che vede Moricca che supera il suo avversario, qui però appoggia in malo modo ma recupera subito palla. Sescus vede Buie, forse passaggio provato, passaggio forse non perfetto di Sescus ma recupera subito palla Ndubuisi. Adesso Sescus però un po' di calma. Sì. Perché il CUS ha un po' perso la testa. Sescus forse è gasato dalle scaramucce per i giocatori del CUS. Sì, sì, voleva mostrare anche. Voleva favorire una schiacciata del compagno. Qui adesso il tiro da tre non va, ma c'è rimbalzo Gela. E tiro lì. Due tiri liberi conquistati da parte di Gazzillo. Sì. Il CUS è un po' perso la testa, deve ritornare concentrato sulla partita e forse anche averla portata sul piano nervoso. Abbiamo visto a un po' sfavorito di solito il CUS nelle ultime gare che abbiamo seguito e anche oggi. Gela ci sta provando, ci sta riuscendo. Sescus adesso ha colloquio con il suo allenatore che cerca un po' di riportarlo sulla retta via perché... Sì, sì, il coach Bernardo è molto solito fare appunto o a richiamarli in panchina per cercare di farli raffreddare. E adesso vediamo altro tiro libero messo da parte di Gazzillo. Più 13 Gela, mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto. Abbiamo visto che è entrato nel frattempo Sgroi per Arena. 2 minuti importanti per cercare di arginare questo vantaggio di Gela. Ci prova Cuccia ma neanche il tiro da tre va bene, dicevo, per arginare questo vantaggio e per andare all'intervallo lungo con meno gap possibile, perché sennò diventa difficile anche ripartire poi nel terzo quarto. Sì, sì, devono cercare di ricomporsi sicuramente. Però qui Caiola riesce a liberarsi dei suoi avversari. Lo Faro forse giudica un po' falloso il sì, lo si è la giocata di Caiola, ma l'arbitro no, quindi più 15 Gela. Adesso niente da fare, l'attacco del CUS non
non è più produttivo come a inizio partita. Molto molto impreciso, sì, anche da sotto. Adesso il Gela può approfittarne per allargare ancora di più il vantaggio. Ma ecco un altro fallo di attacco fischiato da parte dell'arbitro, quindi sono molto attenti a queste fasi offensive. Sì, non è comune a questo livello prestare così attenzione a ciò che succede lontano dalla palla. E ci possono anche stare tutti i fischi, chiaramente bisogna vederle certe situazioni. Sì, infatti solitamente le due infrazioni sono i 3 secondi e i falli in attacco, che spesso devono essere far notati proprio perché il gioco è veloce, magari uno non si accorge spesso del fallo. Però qui stanno fischiando anche questi e probabilmente molti ci sono. Adesso Cuccia cercare di dare speranza, ci prova Sgroi, niente da fare. 24 secondi, credo... anche qui un altro attacco non concretizzato da parte di Cus. Sì, credo che questo attacco sia la fotografia del momento che sta vivendo esatto, il Cus. Esattamente. Nessuno ha fondamentalmente attaccato il canestro, tutti sì, hanno fatto girare la palla ma staticamente sul perimetro, senza dare l'impressione di poter essere pericolosi. Si è concluso con un nulla di fatto ed è un po'... E la tendenza che sta avendo il Cus in questo secondo quarto. Sì, forse sta mancando un po' anche una figura, possiamo dire, di leader in campo che guida la squadra. C'è un po' di confusione. Vediamo adesso in panchina Guadalupi e Arena. Vediamo forse per il terzo quarto. Qui Pendisi attacca il canestro chiedendo l'antisportivo, però Kuburović il fallo l'ha fatto. Non era dietro il giocatore, quindi magari non è corretto fischiare l'antisportivo. Ha cercato la palla, quindi non ci sono gli estremi. Sì, Penna fa riferimento all'antisportivo di prima, però era una circostanza un po' diversa. Però... Sì, una situazione un po' diversa adesso. Scusa, che è stato fuori praticamente due possessi. Primo possesso offensivo di Gela senza palla persa. Palla persa. Mancano 30 secondi alla fine del secondo quarto, quindi... Questa azione dopo i tiri liberi di Pendisi sarà importante per appunto aumentare ancora di più questo gap che c'è fra il Cus e il Gela, che per adesso è di 15 punti. Tiro libero che entra ed è il primo, quindi meno 14. Vediamo Sescus che dà indicazioni a Kuburović per questa azione che deve essere sfruttata al meglio per i giocatori di Gela. Qui sbaglia però Pendisi, rimbaggio di Nubuise. Adesso Cagliola, Kuburović passa la metà campo. Un po' di calma per probabilmente l'ultimo possesso di Gela. Vediamo se sfruttano tutto il tempo a loro disposizione. Palla adesso per Sescus che prova a giocarsi l'uno contro uno con Sacca, superato abilmente. Parla Nubuise sotto canestro. Appoggio facile, sfrutta tutti i suoi centimetri. Lo paro qui, l'ultimo tiro che non va a segno. E quindi 41 Gela, 25 Cus. Si va all'intervallo più 16. Sì. Per il Gela adesso cosa succederà? Cosa dovrà fare il Cus secondo te, Gaetano? Sì, Gela avanti di 17. Il Cus secondo me manca qualcuno che voglia prendersi responsabilità oggi. Ho avuto questa impressione anche da questi minuti finali. Non ho visto qualcuno che ha cercato di prendere in mano la situazione, di riportare la partita sui giusti binari. Presente anche un po' l'assenza di giocatori come Vasta, che potevano metterci carattere questo momento della partita. Per la personalità di Vasta, che spesso dava quella più al più. Sicuramente anche lui. Però vedremo. Forse Guadalupe è l'unico che ha cercato di sfruttare le occasioni d'attacco, però come ho visto poi molti finivano un po' in confusione. Adesso noi andiamo in pausa per qualche minuto, ci vediamo per il terzo quarto. Foto.
Ben ritrovati a Cus Gela, decima giornata del campionato di Serie C Silver. Si riparte col terzo quarto, Gela in vantaggio per 41-25. Nell'ultimo quarto il Cus ha fatto solo 4 punti nel secondo quarto e Gela ne ha approfittato appunto per mostrare le sue qualità, le qualità dei suoi giocatori. Vediamo appunto palla in mano per Seskus, ancora il gioco con Milekic, due protagonisti dei primi 20 minuti, però adesso c'è un passaggio sbagliato, Guadalupi subito dall'altra parte che non segna, ma c'è il fallo. Fallo subito per Guadalupi, sarà rimessa però sì, per il Cus. Provano a partire subito con intensità i giocatori della squadra di casa. Vediamo che esce Kuburović. Esce subito, suo il fallo. Terzo fallo per Kuburović. Quindi coach Bernardo lo richiama in panchina. No. Brutto segnale questo per brutto segnale, questa rimessa è veramente un brutto segnale. Sì, sì. Guadalupi se la prende, c'era stato adesso disegnato uno schema non eseguito, doveva uscire qualcuno, non penso che Guadalupi si sia totalmente in metà non del passaggio. Nessuno. Quindi adesso proviamo la press subito nella metà campo avversaria, però se scusabilmente supera la metà campo, quindi palla per Moricca. Prova a sfruttare il blocco di Caio, la Guadalupi però difende bene. Si è inventato un passaggio, sì, qui Moricca. Un po' a caso, un po' a caso, e Caiola che lo segue. Seskus però non riesce a segnare da tre. Rimbalzo sporco di Lofaro. E canestro meritato di Moricca dopo quel passaggio, sì, solo meritato. Però anche sfortunato qui il Cus sul tap out di Lofaro, finisce in mano a. Finisce perfettamente a nelle mani di Moricca. Adesso provano un passaggio troppo alto per Corselli, soprattutto che deve affrontare Milekic, difensore. Qua non c'è il fallo. Fallo in attacco. Sfondamento appunto di Gazzillo, che aspettava invece il tiro libero supplementare dopo il canestro. Invece l'arbitro non è della stessa idea. Quindi palla Cus, che adesso ancora una volta ha un'occasione per cercare di preparare al meglio questa azione offensiva. Qui vediamo Corselli che si libera bene, prova a sfruttare questa palla in post basso. Sarchioto adesso scarica per Guadalupi che entra, doppia finta, guadagna il fallo. Fallo appunto di Moricca, che forse abbassa la mano quando c'era Milekic lì pronto a supporto. Quindi secondo fallo per Moricca, il numero 10 del Gela. Saranno due tiri liberi per Guadalupi. Sì, Guadalupi è molto bravo a guadagnarsi liberi, è una sua dote che abbiamo visto questo, sì, campione, sì, di Serie C. E manca ancora qualcosa all'attacco del Cus, però oggi non è la partita di Corselli, anche tatticamente per il livello fisico degli avversari. Difficile per Corselli sicuramente giocare sia in attacco che in difesa. Vediamo che Guadalupi nel frattempo realizza un libero, quindi accorcia le distanze. Sono 17 adesso i punti di distacco. E un altro piede fuori del Gela. Gela che ha questi siamo possessi al terzo, qui stacca completamente la luce, palle perse anche banali se confrontate ad azioni che abbiamo visto, per la qualità di azioni che abbiamo visto da parte sì, di sì, non capiscono dove si trovano nel campo. C'è quel centimetro che non viene valutato correttamente, quindi palla fuori. Il Cus ancora una volta all'occasione, ottimo qua il passaggio di Guadalupi, però Corselli arrivava troppo velocemente, quindi non si trovano i due. Adesso Milekic, scarico fuori per Gazzillo, ancora Milekic da sotto che affronta Lofaro e Sarchioto. I due giocatori del Cus riescono a fermare Milekic, però successivamente c'è stato qui il fallo di Corselli. Sì. L'arbitro giudica falloso appunto l'intervento di Corselli, è il primo fallo per il giocatore del Cus. Sì, tra l'altro il fallo che non è sul tiro. Buona difesa su Milekic. Sì, l'hanno chiuso bene. Ottima. Vediamo se continueranno così Sarchioto e Corselli. Qui però subito un altro fallo di Corselli
è il secondo. Difficile fermare i giocatori di Gela quando partono così sparati al canestro. Tra l'altro sono convintissimo che Sescus ha guardato gli highlights dei fratelli Ball, perché cerca sempre di conclusioni acrobatiche dietro la testa, dietro il braccio del difensore quando punta il ferro, e poi alla fine trova anche liberi, quindi contento lui, contenti tutti, contenti noi anche a commentare questa partita. Il primo non va a segno. Altra occasione dalla lunetta per Sescus, il vantaggio è ancora più 17. Gela adesso più 18. 7 minuti e 53 da giocare per questo terzo quarto. Lofaro adesso prova a sfruttare il blocco di Corselli. Caiola però subito cambia con il suo compagno. Lofaro prova il tiro. Gela parte subito, però tecnico per Lofaro, che protesta, tecnico per proteste. Sescus aveva sbagliato un layout clamoroso. Nel frattempo, sì, l'attenzione si è spostata su Lofaro, però Sescus ha sbagliato un appoggio da sotto. No, un altro tecnico per Guadalupi. No, incredibile, forse hanno assegnato i due punti a Gela e nessuno si era accorto che Sescus il layout l'ha sbagliato, e Guadalupi con tantissima foca da lamentarsi non ha segnato, e si è preso il tecnico. Adesso verifichiamo se hanno dato i due scusate, punti. Sescus sta la ride nel frattempo, non so cosa sto guardando. Robby, hanno dato i due punti, probabilmente hanno assegnato i due l'arbitro punti, ha convalidato un layup sbagliato di Sescus che se la ride con Guadalupi, incredulo. Questo è un fischio tecnico perché ha ribadito che è layout. No? Quindi sono due tiri. Non hanno convalidato i due tiri. E i due punti. Allora, sono due tiri. E di che si lamenta Guadalupi? Guadalupi si è. Va bene. Torniamo a noi. Sono ok. Abbiamo semplicemente visto Guadalupi urlare. Non ha segnato. Ci sono momenti della partita che non si capiscono perfettamente, però sappiamo che sono stati segnati un tecnico a Lofaro, un tecnico a Guadalupi, i due tiri di Caiola, il secondo è dato a segno, il primo no, quindi questo è il riepilogone che stiamo facendo. Adesso altri fischi, palla 2, quindi guardiamo la freccia, possesso Cus. 45-26 per Gela, 7 minuti e 33 a giocare nel terzo quarto. C'è stato un po' di confusione, ci siamo ricomposti e adesso Pennisi guida l'attacco della sua squadra. Palla per Lofaro che prova a battere uno contro uno il suo avversario. Adesso Corselli appoggia a Pennisi, niente, non si trovano soluzioni, ma Pennisi ci prova dall'angolo. Milekic prende rimbalzo indisturbato, adesso gabbiato, sembrava molto. Forse un paragone un po' forzato, come quando i cacciatori cacciavano i mammut, non lo so. C'era Milekic con questa palla e tre su di lui. Milekic tra l'altro rivendica i segni sul suo braccio. Cercando di prendere questa palla, Milekic piano piano si va verso il basso, si accascia al suolo. Però ovviamente guadagna fallo. E adesso sono tiri liberi, è il quarto fallo di Corselli. È arrivato a 4 falli, ok. Quarto fallo di Corselli in pochi minuti di gioco. E adesso tiro libero segnato per Milekic. Vabbè. Tiro libero segnato da parte di Milekic, 47-26 per Gela. Il vantaggio sempre più abbondante, possiamo dire. Sì, Cus mai realmente in partita dal secondo quarto in poi. Gli attacchi del Cus vanificati anche da ottime azioni difensive. Sì, adesso vediamo solo il recupero palla, di Moricca. Recupero di Moricca, Milekic che prova anche questo. Questo non può entrare. E adesso Moricca fallo. Anche tattico, possiamo dire, sì. Che c'è la ripartenza di Guadalupi. Infatti Guadalupi chiede atti sportivo. Perplesso.
niente da fare, il Cus non sta trovando la luce in fondo a questo tunnel. Sì, sì, un po' si è anche disgregato. Si è anche un po' disgregato. Si è un po' disgregato. Manca una figura dentro il campo che può. Che può guidare un po' i suoi. Qui vediamo un altro passaggio sbagliato da parte del Cus. Lo notiamo possesso dopo possesso. Manca qualcosa. Modelupi tra l'altro molto nervoso. Adesso coach Guadalupi fa uscire Pennisi, poco lucido in queste frazioni di gioco, e entra Arena provando a ripristinare un po' gli equilibri della squadra di casa. Ma mentre il Cus cerca di ripristinare gli equilibri, nel frattempo Gela non si ferma mai, è già dall'altra parte con Sescus, e meno male che è qui, meno male per il Cus che qui la palla viene soffiata via, un po' di venticello probabilmente perché era dentro, cioè questo tocco di ferro. Cioè, continuano i separati tra Guadalupe e Sescus. Sescus ha fatto Sescus 40 per... minuti ridendo. Sì, sì, sì. Si sta divertendo il ragazzo, anche noi dobbiamo dire. Ci stiamo divertendo e quindi sì, si ride, oggi è una partita divertente evidentemente. Non per il Cus. Non per il Cus, per il Cus non vedo risate. Giustamente. Direi sì. Partono le risate anche per il Cus, qui finisce un po' a... non so, giocata all'oratorio. Vediamo Milekic, prende palla subito a Sescus. Sescus al solito il gioco col Milekic, adesso palla a Caiola. Milekic prova a girarsi, vede, bella palla di Milekic, c'è anche poi questa tripla dal ferro Moricca, però bella palla di Milekic. Quando è così è difficile anche per la squadra avversaria, perché se entrano anche queste è destino che deve andare così. Guadalupi, la palla si infrange sul ferro, 50-27 Gela, massimo vantaggio più 23 per la squadra ospite, 5 minuti e 30 sul cronometro. Palla Sescus, adesso Caiola fuori dal perimetro, vediamo adesso il gioco che non va a buon fine del giocatore di Gela, tutti a terra. Qui antisportivo di Caiola che aveva il braccio effettivamente abbastanza teso in direzione gola, ovviamente non volontario, però anche molto bravo a evidenziarlo Guadalupi. Sì, Guadalupi sicuramente bravo a evidenziarlo. Secondo fallo di Caiola, che non si è reso conto che il suo braccio arrivava perfettamente sul pomo d'Adamo, sì, del giocatore del Cus, che si è preso questo fallo, quindi questo fallo antisportivo. Sono due tiri liberi più rimessa adesso per la squadra di casa. Il primo non va a segno. Quando manca la lucidità si vede anche e soprattutto dai tiri liberi, proprio perché sono i tiri che tendenzialmente anzi danno un po' di respiro, sì, cercando di rosicchiare, ma comunque richiedono un impegno mentale importante. Il secondo però va a buon fine, quindi meno 22, entrambe le squadre in bonus. Ogni fallo adesso sarà un tiro libero o due tiri liberi per gli avversari. Adesso palla Sarchioto per Lofaro che affronta Kuburovic e segna. Sì, tiro. Buona azione offensiva da parte di Kuburovic e di Lofaro, scusate. L'arbitro convalida il canestro perché è stato effettuato prima dello scadere dei 24, quindi buona azione di Lofaro. Rivediamo Kuburovic in campo che è da un po' che comunque non sta, sì, dando. Canestro estemporaneo di Lofaro. Sì, sì. Momento della partita in cui è un po' saltato tutta la parte tecnica di questo incontro. Qui il Cus aveva provato a iniziare lo schema, poi ci ha rinunciato. Lofaro si è messo in proprio, ha tentato una soluzione anche alquanto stravagante. Ha trovato i due punti. Ma anche di là, direi un po'. Sì, c'è un po' di anarchia forse in campo, sì, cioè, sì, se possiamo dire. Vabbè che Gela ci aveva abituato a questo tipo di anarchia. Però era stata efficace. Anarchia efficace, chiamiamola così. Il Cus un po' di confusione, forse giocate come quella di Lofaro possono dare un po' di respiro se diventano, diciamo, se danno un po' di continuità alla ricerca appunto di quel giocatore che può sbloccare un po' la fase di attacco del Cus, anche perché
in difesa non stanno giocando una bruttissima partita. Il potenziale offensivo del Gela è superiore, quindi è difficile arginarli. Sì, possiamo dire che il Kus ha evidenziato ancora di più quelli che sono i suoi limiti oggi. Mancanza di fisicità difensivamente, e in attacco a questa squadra manca sostanzialmente un realizzatore puro, perché non c'è un giocatore che ti può fare quel canestro a giochi rotti o comunque che è in campo per realizzare come suo compito primario. Esattamente, adesso vediamo. Qua un altro tiro un po' a caso, quelli possiamo definire così, quelli di Sescus, ma dall'altra parte vediamo subito Sacca con un contropiede, un contropiede efficace. Lui ci ha abituato a questi contropiedi rapidi. L'Inzaghi del Kus, tanto per dire qualcosa. Sì, no, beh, anche perché quando non hai soluzioni a giochi fermi, la soluzione è il contropiede. Esattamente, qui vediamo la palla sbatte sulla testa di Kuburovic. Abbiamo visto bene, l'arbitro vede bene anche perché era lì. Quindi il Kus, buona azione offensiva col contropiede di Sacca. Adesso buona giocata difensiva fortuita, ed è dall'altra parte ancora Sacca, stavolta appoggio. Purtroppo questi sono quei canestri che devono essere realizzati. Già, tra l'altro, ha completamente staccato la luce perché lasciano un po' troppa libertà al Kus in questo momento. Sì, e forse è il momento in cui il Kus potrebbe approfittarne, però appunto c'è un po' di confusione anche da parte loro. Sì, mancanza di lucidità nell'ultimo centimetro. Recupero di Corselli, non c'era anche lo scadere dell'azione nel frattempo, però lo Faro adesso si trova col tiro da tre, piedi a terra, niente da fare. Però c'è il rimbalzo di Sacca che realizza. Sacca uomo in più di questo ultimo minuto, col contropiede, con questo arresto e tiro. 3 minuti e 34 a giocare. Purtroppo ancora il vantaggio di Gela è importante, sì, 18 punti. No, ma ci sono i meriti del Kus in questo mini parziale, perché tanto prova a correre il campo, e quando non riesci a trovare la via del canestro con i tuoi schemi, con le tue situazioni offensive, la soluzione che puoi adottare può essere efficace è il contropiede. Però permettimi di sottolineare anche i meriti di Gela, che ha un po' perso la bussola su entrambe le metà campo, ha concesso troppe penetrazioni facili al ferro al Kus da questo lato. Mentre, sì, mentre in attacco un po', hanno peccato un po' in difesa, e in attacco anche in sono attacco, stati ho visto dei tiri approssimativi. Sì. Soprattutto Sescus, che dopo tante risate ora forse sta giocando un po' troppo, troppa leggerezza. Sì, un po' con troppa leggerezza. Sicuramente adesso coach Bernardo sarà stato uno degli argomenti all'ordine del giorno di all'ordine questo, del time out. All'ordine di questo time out, oltre varie ed eventuali. Sicuramente c'era Sescus e le sue giocate offensive. Adesso vediamo Kuburovic che guida i suoi. Passaggio un po' approssimativo ancora una volta. Palla fuori, ottima difesa del Kus che torna rinvigorito. Sì, è continuo questo time out. Continua il Gela a autoflagellarsi. Vediamo il Kus adesso cosa ci farà vedere in attacco. Ancora Sarchioto, Sacca che affronta Sescus, il suo arresto e tiro calestrissimo. Attenzione, attenzione, il cuore batte ancora, il cuore batte ancora. Sacca rubata il canestro. Cosa sta facendo Sacca, signori? Stiamo assistendo a un, l'avevamo detto, 8 punti, 8 punti di Sacca, che è partito con quel contropiede un po' in sordina. Adesso sta facendo vedere che forse è quell'uomo che serviva al Kus per arrivare a appunto a rosicchiare questo vantaggio. È proprio Sacca, meno 12 per il Kus. Ottimo impatto di Sacca. Nel frattempo gli scaldano gli animi. Nel frattempo ci sta, sono, possiamo dire, nello sport dirette conseguenze in questo sport, anche quando c'è un break da parte di una squadra, poi sì, sì, si scaldano subito gli animi. Secondo me Gela mentalmente è uscita dalla partita, tecnico entrambi intanto, sia lo fa tecnico per Milek, a Milekic, Milekic. E lo Faro credo sia il secondo, se non è. Secondo tecnico per lo Faro, no, forse Corselli.
se è per Lofaro credo sia il secondo se tempo. È per Lofaro forse l'arbitro. Nel frattempo c'è anche un fallo e due tiri liberi. Sì, vabbè, erano i due il bonus, erano i due liberi che hanno poi portato alla discussione tra Lofaro. Perché si compensano i tecnici. Ma non è il secondo tecnico di Lofaro? Non è il secondo tecnico? È il secondo. Secondo tecnico di Lofaro. Scusate il commento. Allora, dal regolamento, il secondo tecnico di Lofaro. Se abbiamo visto bene, se il tecnico è stato da Lofaro, il giocatore deve uscire. Per somma di tecnici. E infatti. Deve anche abbandonare il... Lofaro abbandona il campo per somma di tecnici. Quindi dal regolamento con due tecnici si va fuori. L'altro tecnico era per Milekic, però i tecnici si compensano e quindi ci saranno da tirare solo due liberi per Milekic, solo che, i due per liberi il fallo che aveva, di Milekic che aveva subito, che ha poi generato le proteste e il battibecco con Lofaro. Sostanzialmente esatto, è Milekic che si è girato verso Lofaro per chiedere spiegazione di un contatto un po' troppo duro. Lofaro è andato a muso duro con il lungo di Gela e tecnico entrambi, però gli arbitri hanno preferito raffreddare subito, congelare la situazione con la sanzione. Sì, chi ha pagato di più chiaramente lo Faro, che ovviamente aveva già un sì. tecnico sulle spalle è dovuto uscire. Sì, sicuramente un po' sconsiderata questa azione di lo Faro, sapendo che hai un tecnico magari sì, però puoi gestire meglio questa situazione. Direi Spamile che c'ha a provocarci sicuramente. Adesso il libero viene realizzato dal giocatore numero 7 di Gela. Per il CUS è entrato Di Mauro per Lofaro nel frattempo. Adesso vediamo invece il secondo, non va bene, subito rimbalzo per Di Mauro. Sarchioto, palla d'arena, quindi si ricomincia da dove ci eravamo lasciati con il CUS che cerca di sfruttare questo momento importante con Sacca che è salito in cattedra. Vediamo appunto adesso Sacca con palla in mano, ancora tira ancora fuori due punti, 10 punti, 10 punti per il giocatore numero 9 del CUS che sta letteralmente trasportando i suoi game changer sulle spalle. Meno 11 CUS da meno 21, quindi hanno recuperato 10 punti questi ultimi minuti. Adesso altro errore, però c'è il rimbalzo ancora una volta di Gela con Sescus che vede dall'altra parte del perimetro Moricca. Palla ancora a Sescus, niente da fare il suo tiro. E dall'altra parte, chi c'è dall'altra parte? C'è Roberto Sacca che mette altri due punti, 12 per lui, meno 9 CUS, 1 minuto e 28 da giocare. Il CUS ha trovato in Sacca il suo condottiero in questa terza frazione di gioco. Adesso Kuburović però prova a recuperare, tiro che viene preso, agguantato da Milekic, sbaglia però da sotto, ancora Sacca però non viene visto da Corselli, era già dall'altra parte pronto, un altro appoggio facile. Attacco di Gela in questo momento terrificante, pallone fermissimo, tantissimi isolamenti, pochissima circolazione di palla, pochissime idee, tantissima imprecisione, tantissimi tiri contestati. Sì, sì, Gela ora entra Caiola a dare un po' di centimetri alla sua squadra, però sicuramente ci sono meriti e demeriti, però dobbiamo dire che il CUS rispetto agli ultimi 25 minuti sta giocando un'intensità superiore sia alla sua stessa intensità sia a quella ovviamente dell'avversario. E ci troviamo adesso a meno 8 Di Mauro, altro tiro libero che non va, ma rimbalzo Sarchioto e Di Mauro arresto e tiro, niente da fare. Ancora Sarchioto che prova una giocata incredibile, purtroppo non gli riesce, quindi dall'altra parte siamo ancora con Sescus che vede Kuburović da 3 per dare respiro alla sua squadra, niente da fare. Ancora Sarchioto al rimbalzo, Arena adesso spinge perché sa che è il momento per spingere, quanto mancano 40 secondi alla fine del terzo parziale. Niente qua, Sarchioto non trova la tripla che avrebbe dato sicuramente una scossa in più alla sua squadra.
E quindi Seskus, il solito blocco con Milekic. Altro bruttissimo tiro. Altro bruttissimo tentativo. Che però è fortunato. Fallo. È fortunato quel gioco. Sì. Rimbalzo offensivo e alla fine da un possesso gestito alquanto male. Come, gli ulti, come tutti gli ultimi possessi, sì, di Gela. Tira fuori un end one con il rimbalzo offensivo. Eh sì, e quindi Gazzillo segna. C'è anche il tiro libero aggiuntivo. Potrebbe portare Gela più 11. Vediamo se realizza. Niente da fare. Palla toccata da Sarchioto ma sporcata da Milekic, quindi sarà palla Kus che ha 20 secondi di tempo. 53-43 Gela, quindi Kus sotto di 10. Adesso palla Sacca. L'arbitro ferma. Il problema col cronometro. Problema con i 24 che non sono partiti. Il cronometro è partito, però i 24 non sono partiti. Eh sì. Perché mancavano 20 secondi. Sì. Dobbiamo dirlo perché se no non si spiega. Eh sì. Però l'arbitro ha fermato. Perché non hanno naso. C'è stata una disattenzione. Sì, non, c'è stata una disattenzione. Non si è accorto del doppio cronometro. Qui. Sì, 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 c'è stata una disattenzione, non si è accorto che mancavano 20 secondi, quindi il cronometro 24 non doveva partire. E adesso, quindi 15 secondi, ne mancano 10, adesso Sacca prova a sfruttare quest'ultima azione per... Follia! Ha provato il tentativo più estremo Sacca, quello appunto il tiro da 3. Si sentiva caldo Sacca! Ha dato palla a lui e tutti gli ultimi possessi di questo terzo quarto della rinascita del Kus. Sempre palla a lui. E si sentiva così caldo che l'ultimo possesso ha aspettato anche 4 secondi prima della sirena conclusiva del terzo quarto. Si è preso un tiro da 8 metri e mezzo e per poco non entrava anche questo. Era giusto provarci, perché comunque nel momento in cui aiuti i tuoi compagni a fare 19-12 il parziale, abbiamo detto del terzo quarto, e a realizzare 12 punti che hanno dato una botta in positivo importante appunto al Kus, era giusto provare anche questo tentativo, che se fosse andato a buon fine, sì, che se fosse andato a buon fine sarebbe valso il meno, diciamo, avrebbe potuto causare l'invasione di campo anche da parte nostra, possiamo dirlo, perché qui stiamo seguendo con molto animo e con trasporto la rimonta del Kus, che si è fermata però alla fine del terzo quarto a meno 10. Nel frattempo ci arrivano alcuni dati. Sì, abbiamo Milekic, solito grande realizzatore, ma devo dire che si sono un po' fermati. 16 punti di Milekic, 11 di Kukurovic come prima. Seskus è fermo a 6. Ha forzato tantissimo, sì, ha forzato veramente tanto. Per il Kus Sacca, come dicevamo, a 12, fondamentale. 12 punti in pochi minuti, in pochissimi minuti, perché è partito da quel contropiede. Dove abbiamo appunto visto che c'era questa forza in più del nuovo entrato. E poi ha preso una serie di conclusioni che sono andate a buon fine. Quindi adesso viene confermato lo stesso quintetto da Coach Guadalupi. Abbiamo Di Mauro, Arena, Sacca, Sarchioto e Corselli. Vediamo invece per il Gela, che oltre i soliti Seskus, Milekic, Cagliola e Gazzillo, rientra anche Ndumbuisi, numero 34. Adesso vediamo i due coach come avranno preparato questi ultimi 10 minuti. Speriamo intanto che Gela li abbia preparati, perché nel terzo quarto li ha preparato di base, non li abbia preparati. Mentre il Kus deve chiaramente continuare con quanto fatto dare nel terzo quarto, difesa aggressiva, continuare a mandare in confusione Gela e provare a correre e a sfruttare il momento di Sacca in attacco. Subito Milekic prova ad attaccare, qua la palla viene data troppo frettolosamente, forse per il compagno, anche dall'altra parte troppa fretta di Sarchioto. Sacca era già proiettato, la palla è stata data un po' indietro. Le squadre che peccano di lucidità ogni tanto, più di ogni tanto, più di ogni tanto, diciamo, forse una partita con sprazzi di mancanza di lucidità
ed è proprio forse lì la chiave, chi recupera la lucidità come adesso forse Cagliola col suo tiro pulito. Grande apertura di Sesto. Da tre, sì, grande apertura. Purtroppo qui Sacca non sì. riesce a fare il suo gioco. Sì, Sacca, la palla gli sbatte contro. Sacca va profondo come al solito, poi tenta di buttare il pallone addosso all'avversario per guadagnare la rimessa, ma la palla gli risbatte contro il ginocchio. Lui lo sa benissimo perché sta in silenzio e poi quando l'arbitro assegna la rimessa non... accetta in silenzio, sì. Quindi vediamo in questo primo minuto parte meglio Gela, adesso palla per Dumbuise e fallo subito. Caio l'aveva rirealizzato subito da tre punti. Adesso si sono è rimessa, cioè, rimessa per fallo che non aveva, subito non aveva tirato e quindi altrimenti a 4 Caiola, rimessa di Caiola per Sescus che la cede a Milekic. Adesso ancora Milekic, la gioca contro Sarchioto, palla fuori Airball, che però non viene concretizzato questo tentativo, quindi rimbalzo Cus. Corselli riparte con Sarchioto, Arena meno 13, Cus 8 minuti e 47 da giocare. Sarchioto adesso da 3, fondamentale, una realizzazione importantissima, fondamentale per Sarchioto, quindi 10 punti il distacco adesso fra Gela e Cus. Ha pareggiato, diciamo, ha tornato la tripla di Cagliola. Qui ancora una volta Sescus, troppo frettoloso forse al tiro. Incredibile la quantità di tiri forse di Sescus. Sì, diciamo dopo i primi 20 minuti di Sescus molto buoni, ha iniziato a forzare un po' sia le entrate sia i tiri da tre, non ha più trovato la continuità che invece aveva prima nei, sì, nei primi due quarti. Sì, il Cus invece sfrutta sempre adesso la possibilità di avere un Sacca che dopo ogni rimbalzo difensivo che fa trovare sotto il canestro avversario, ciò allunga la difesa in transizione di Gela e la mette in difficoltà perché poi il Cus può attaccarla. Nel frattempo Milekic si lamenta del trattamento speciale a lui riservato dai contatti dei giocatori del Cus. Sì, Sacca sicuramente fattore in più negli ultimi minuti per il Cus perché appunto come hai detto tu la transizione in contropiede è fondamentale. Ancora un tiro per Sarchioto, terzo tiro in poco tempo, rimbalzo non va, Sacca è costretto al fallo in ritardo, però buon fallo per evitare la ripartenza del Gela. Sì, sì, sì. Sarchioto ha preso tre tiri, non sono tre tiri aperti, il primo è andato dentro, gli altri due no. Qui bella palla di Sacca, era giusto provarci. Sì, adesso i tentativi del Cus saranno saranno questi, cercando appunto di avere meno svantaggio possibile, cercando di pareggiare la partita. Però dall'altra parte abbiamo ancora quelli di Gela che non accettano, quasi svogliato, palleggiando. No, ha detto che devo fare, la sistemo io, la sistemo io. E quindi tripla per Milekic, qua passaggio di Arena, è recuperata di Gela. Era un buon passaggio, però la difesa di Gela finisce, quindi dopo un po' di tocchi alla fine la palla è per Gela, ripetiamo le partite con calma. Sescus che cercare di entrare la squadra, meglio per il gioco con Milekic. Palle a Cagliola, terrò con Arena, Milekic che gioca per te. Bravissimo Arena, bravissimo Arena che si sposta proprio. La classica, la magata del togliere la sedia al difensore in posto, bravissimo. Esatto, Arena ci ha abituato a questi giochini, prima anche lo sfondamento che si prende, tanta esperienza di Arena sia in attacco che in difesa. Sì, qui gran recuperata del... Sì, quindi sì. Passi di Milekic, si riparte. Ancora palla Cus, ancora palla per Roberto Sacca. Blocco qua di Sarchioto, ottima! Ah. Ottima palla qua di... Qui, di Sacca che subisce fallo. Onestamente mi sembrava una stoppata, palla sulla stoppata, però... Non è d'accordo infatti Dumbuisi.
Sì, però soffermiamoci sullo split fatto da Sacca, molto bravo, perché gioca, gioca con la situazione indecisione della prima linea del Eddie Gela. Palleggio a spezzare di via di Sacca, che poi riesce ad arrivare al ferro, due liberi. Sì, sì, ha spiazzato completamente Milekic, che era andato in aiuto appunto dopo il blocco di Sarchioto. Si è guadagnato questi due tiri, di cui il primo è stato realizzato, anche il secondo, meno 11. Veramente un adesso pattone, per il Kuss, dopo la tripla di Milekic che aveva ridato appunto un po' di respiro, sono comunque 11 punti. Bisogna adesso vedere come attaccherà Gela. La fase difensiva del Kuss sarà fondamentale. Qui vediamo, c'è stata una mezza stoppata di Corselli, quindi un Buisi non riesce a trattenere la palla dentro il campo. Ottima giocata difensiva da parte del Kuss, che ha un'altra occasione offensiva, un'altra occasione di limitare questo svantaggio. SH continua a gestire i possessi offensivi del Kuss, perché sì, vediamo ancora SH, gli hanno affidato completamente la squadra. Sarchioto, altro tentativo da tre, niente. Stavo parlando troppo presto. Il ferro. Vai, finché i ferri non smettono di vibrare, diciamo, la palla potrebbe ancora entrare, però non è entrata. E quindi altro tentativo di Sarchioto, andato a buon fine. Qui Arena però non vede Sacca, non può passargli la palla. Però va lui. Bravissimo. Va lui. Ottima accelerazione di Arena. Sì, sì. E siamo a meno 9. Molto bravo, molto bravo. Hesitation, cambia passo e chiude il ferro. Bravo. Cambia bravo. Passo i difensori. Per niente pronti. Vediamo che va nel cubo dei cambi Kuburović. Qua Sescus, commenta tu. Sì, sì, no, Sescus. Mamma mia! Fermi tutti. Mamma mia! Smettiamo di commentare Sescus, perché qua Sacca fa quello che vuole. Sono 17 i punti per lui. 17 punti. Sacca. Adesso diventa complicato, perché anche se il Gela è in vantaggio, vantaggio di 6 punti, quindi sì, sì, da 21, ci ricordiamo quei 21 punti di vantaggio, adesso sono 6, però sono 6 punti con l'inerzia totalmente a favore del Kuss, totalmente a favore di Sacca. Sì, Sacca ha letteralmente cambiato questa partita, ha trovato ritmo, si è accorto di essere in serata e non si è mai più fermato. E la fiducia che ha trovato durante questa partita la vediamo qui, perché probabilmente non ci saremmo mai immaginati di vedere un Sacca che prende la palla, conduce la transizione centralmente, si arresta da tre punti dalla punta, la manda per aria e trova il meno 6 del Kuss. Ha veramente cambiato la partita, e solo cercano, perché adesso vedo una vasca da bagno al posto del canestro. Sì, sì, soprattutto Sacca, strapotere di questo giocatore, che comunque non c'è neanche bisogno più di tanto di citare il suo curriculum. Roberto Sacca, tanti anni in B, classe 87, infiniti punti in carriera. Quindi qui diciamo che si è riacceso in un momento dove il Kuss non vedeva più, avevamo detto, la luce in fondo al tunnel, non riusciva a vederla, neanche a ipotizzarla che ci fosse una luce in fondo al tunnel. Qui Sacca ha aiutato molti suoi compagni, e quindi meno 6 Kuss, 59-53 per Gela, 5 minuti e 34 a giocare. Bruttissimo. Qua Kuburović prova da 3, Guadalupi un po' sporco nella difesa sul quinto di Guadalupi, che qui è ingenuo, regala 3 liberi ed esce dalla partita. 3 liberi, sì, 3 liberi abbastanza regalati. Qui non c'era forse non c'era bisogno, sì, di questo fallo da 3. Sì, sì, è anche vero che abbiamo visto dei contatti sul tiratore più rigidi nel confronto durante questa partita, però ci sta il fischio. Kuburović col suo tiro pulito, vediamo il primo tiro libero da parte di Kuburović. Adesso c'è il terzo realizzato, e quindi più 9 Gela in questi ultimi 5 minuti e mezzo da giocare. Arena per Sarchioto. Sarchioto per Arena, che batte in uno contro uno Sescus.
e sono altri due punti importantissimi per il CUS. Mamma mia. Meno 7, recupero difensivo, Gaetano. Tentato suicidio di Gela. Cosa sta succedendo? Tentato suicidio di Gela e qui butta via la rimessa. Da dire molto molto importante anche Arena per il Cuso, sia difensivamente che offensivamente. Abbiamo visto già seconda azione importantissima di Arena, prima con quell'esitation che ci ricordiamo e poi quell'accelerazione, adesso questi due punti fondamentali. Però Gela davvero ai limiti dell'autolesionismo. Sacca ancora, no, peccato. Sacca stava aggiungendo altri due punti al suo score giornaliero, purtroppo questo non va a buon fine, quindi si ritrovano adesso Kuburovic e Seskus nella stessa mattonella, si staccano i due, quindi Seskus può giocarsi una palla importante, niente da fare qui. Seskus non prova più ed eccolo ancora lì, sacca, sempre sotto canestro, nessuno si accorge quasi che sta andando lì. Coach Bernardo non capisce più forse cosa deve fare per questo giocatore. Meno 5 Kuss, 4 minuti e mezzo a giocare. Kuburovic da 3, niente da fare per il rimbalzo, è di Gela che va fuori. Gela Moricca va fuori, palla Kuss, meno 5. Che finale di partita, Gaetano. Sì, Gela davvero ha perso completamente il filo della partita. Non ha c'è poco da dire forse, sì, perché più mentale, sì, che altro. Ma anche perché dopo quello che ci hanno fatto nel primo tempo, Sarchiodo qui forse forza un po' l'uno contro uno, quindi spreca questa azione offensiva. Porti partire il Gela, vede Caiola in angolo. Adesso però un po' di calma, un po' di calma. Kuburovic, questa spallata, viene salvato fuori. Un numero di palle perse e di tiri forzati, sì, l'attacco, cioè, di Gela in questo secondo tempo davvero. Però un secondo Seskus, forse una botta sulla caviglia, vediamo. Botta sulla caviglia, però si rialza, niente. Zoppica un po'. Non ho visto bene come è caduto Seskus. Penetrazione, ha perso l'appoggio e è andato giù. Però semplice. Spiegazione semplice. Però sì, probabilmente si è fatto male. Girato la caviglia. Quindi si prepara a entrare Gazzillo. Seskus fuori per questo finale di partita, dove sicuramente sarebbe stato importante, anche se aveva perso un po' la bussola, sì, però comunque in campo forse nei minuti finali sarebbe stato. Sì, anche se potrebbe anche far bene questo sito di Seskus a Gela. Chiaramente dispiace per il problema fisico, però davvero ha avuto dei momenti di totale confusione, ha forzato tiri, ha forzato passaggi, ha forzato gestione di possessi, non ha trovato il canestro e quindi... Quindi adesso Sarchiodo, passaggio troppo semplice da conquistare per Milekic, che va a conquistare anche due tiri liberi. Dall'altra parte è del quarto fallo. Intanto quintali di ghiaccio spray sulla caviglia di... Sì, sì. Di Sesco. Se sentiamo l'eco qui. Hanno portato il ghiaccio. Quarto fallo di Corselli può essere. Comunque, due tiri liberi per Milekic, adesso il secondo che non va a segno, quindi meno. Questo è importante per meno 5. Scusate, meno 5 per il CUS. E Arena! Segna Arena! I due uomini chiave di questo finale di partita, Arena e Sacca, portano il CUS a meno 3, 59-62. Mancano 3 minuti e poco meno di 20 secondi da giocare. Qui Kuburovic continua a forzare, adesso Corselli ruba una palla incredibile dalle mani di Milekic. Che giocata di Corselli. Sono queste le giocate che magari passano in sordina, però sono importantissime. Posso cambiare la partita, perché questa adesso è a meno 3 con la palla in mano. Meno 3 palla in mano, quindi adesso vediamo. Sacca ancora una volta il crossover. Mamma, peccato mia, non c'è la conclusione, però quel crossover di Sacca
Il Gela però dall'altra parte riesce finalmente a trovare due punti facili veloci in contropiede. Due punti facili, sì, perché il Cus era tutto dall'altra parte, non è rientrato in tempo e quindi di nuovo meno 5. Due possessi di distanza adesso fra Gela e Cus. Arena gioca con Sacca da 3. Sacca! Sacca! Signori, Sacca! Che momento emozionante per essere telecronista. Mi ha dato due punti e adesso palla due però di, vabbè, la freccia era guadagna la contesa, però per la freccia Gela, dice Gela, cosa stiamo vivendo, cosa stiamo assistendo. A volte ci dobbiamo fermare e farci queste domande: a cosa stiamo assistendo? Questi eventi di sport sono una goduria per tutti, per chi sicuramente sta assistendo da casa, per noi telecronisti, per i giocatori in campo che sono tutti in trance agonistica. Per Cus Gela sta subendo tanto però questo momento del Cus. Sì, sta subendo, ma soprattutto non riesce più, sembra che manchi organizzazione. Adesso non c'è fondamentalmente un time out per Gela, stanno tutti attorno a Cescus sperando che si rimetta, che si riprenda, ma secondo me bisognerebbe trovare un'idea, perché veramente Gela è in balia di se stessa e Cus sta fatto un sacca clamoroso. Sacca e anche Arena coadiuvato bene da Arena, devo dire, perché quei punti che magari Sacca non è riuscito a fare per mancanza di possibilità, perché sta entrando veramente tutto, ci ha pensato Arena. E adesso quindi ci ritroviamo col punteggio di 64-62, quindi meno 2 Cus, 2 minuti e 15 da giocare. Finisce il tempo a disposizione per le due squadre, quindi prepariamoci a questi 2 minuti e 15 di fuoco, o almeno ce lo auguriamo. Eh sì, dato com'è finita la partita prima del minuto. Sì, no, avevamo detto una partita combattuta e non ce l'aspettavamo a un certo punto, perché già aveva preso ampiamente in largo, invece adesso il Cus è tornato a contatto e ci aspetta un finale tirato come avevamo detto all'inizio, ma come poi non si profilava. 22 punti di Sacca in un amen, forse 10 minuti in 18 minuti. Sì, nei primi due quarti un po' spento, si è riacceso nel terzo quarto. Adesso la panchina del Cus protesta per qualcosa, non abbiamo capito per cosa, però nel frattempo ce l'attacca. 24 secondi, 24, palla recuperata. C'è qualcosa che però il Cus sta chiedendo, dovrebbe essere recuperata a gran Cus voce. 24. Il recupero è del Cus, questa azione, è l'importante, direi. Questo è l'importante, direi. Però per tutta l'azione di Gela c'è stato il Cus animata, la panchina del Cus animata, ma non si è capito. Quindi va bene, palla a Sacca, questo è quello che ci sotto interessa. Sotto di 2 il Cus, lo stesso decisivo. Palla a Sacca, sotto di 2 adesso Sacca, prova a rese tiro, palla a Arena. Arena guarda tutti i suoi compagni, gran visione di gioco da parte di questo giocatore, vede Corselli. Che palla! Pareggio! Che palla di Arena! Del Cus! Che palla di Arena! Che guardava noi! Stava guardando noi, Arena! Dritto negli occhi! Mi sono sentito violato dallo sguardo di Arena. Dal frattempo stava passando la palla però a Corselli. Ma poi c'è un paio di punti clamorosi per fare giocare di Arena, così poco la palla. E quindi adesso sbaglia! Caiola! C'è un fallo! Palla Cus! Allora, fermi tutti perché dobbiamo un secondo chiarire quello che sta succedendo. 64 pari, 1 minuto e 17 a giocare. È questo quello. Abbiamo visto tutti quello che è successo. Qua c'è un dominio dentro Pennisi, intanto. Dentro Pennisi, quindi abbiamo Sarchioto, Corselli, Pennisi, Sacca e Arena, di cui gli ultimi due indispensabili in questo momento per quello che stanno facendo vedere in campo, oltre per il loro curriculum, ma anche per quello che veramente stanno mostrando. Grande un'azione dopo l'altra, sorprese dopo sorprese, perché al di là di Arena e dei suoi passaggi, Sacca si è inventato azioni, lo possiamo dire. Sacca ha tirato fuori i canestri dal cilindro, incredibile. E adesso quindi 64 pari, possesso Cus, 1 minuto e 14 da giocare. Che partita. Adesso Sacca ancora una volta prova
ad affrontare Milekic. Però la palla è sua. Stavolta palla Kuss. Però buona difesa da parte di Milekic, che riesce a rubare palla, quindi sarà rimessa. Milekic che ogni tanto si ricorda di poter giocare a palla canestro. rimessa Kuss. Vediamo come si organizzeranno. Arena. Arena prova a battere uno contro uno Kuburovic, purtroppo scivola. Subisce ciò che aveva inflitto lui all'attaccante avversario, a Milekic in precedenza. Qui sulla virata gli tolgono il contatto, scivola pass. Bravo, bravo qui Kuburovic a far cadere nel tranello Arena, che si appoggia e poi scivola, e quindi sprecata questa azione per il Kuss. Siamo sempre 64 pari, meno di un minuto alla fine. Vediamo adesso Gela come amministrerà questo attacco. Vediamo che in campo c'è Seskus, ci sono tutti: Seskus, Kuburovic, Milekic, Cagliola e Gazzillo. Quintetto di fuoco per il quintetto di fuoco di Gela, che ha meno di un minuto, cioè erano 4 palloni forse. Probabilmente forse è questo quello che poi ha limitato Gela. Ha limitato Gela, sì, nel tempo, nel corso della partita. Ed ecco qui di nuovo Seskus che recupera dalla botta alla caviglia Kuburovic. Qui spinge ancora. Fallo della difesa. Fallo della difesa. Qui abbiamo visto però un, diciamo, una presa larga del gomito, del braccio di Kuburovic, che era stato giudicato falloso prima. Stavolta no, gli arbitri hanno giudicato piuttosto il fallo difensivo, e quindi sono due tiri liberi importanti qui per Kuburovic, per Gela, per andare in vantaggio, per recuperare quel vantaggio che ha avuto per tutta la partita. Mancano 40 secondi, liberi pesantissimi. Il primo c'è, molto freddo il numero 5 di Gela dalla lunetta. Vediamo il secondo tiro libero, c'è anche questo, più 2 Gela. 39 secondi, palla d'Arena, secondi importantissimi, pesantissimi. Tensione che si taglia a fette con il coltello. Tensione che veramente si taglia col coltello. Sarchioto adesso vede Pennisi, Pennisi vede Sacca che è contro Cagliola, potrebbe giocarsela lui. No! Palla sporca, Sarchioto! A voi! Sarchioto! Sarchioto! Cosa ha fatto Sarchioto? Fondamentale! L'uomo che ci crede, lo chiameremo così, l'uomo che ci crede fino alla fine. Perché il tiro di Sacca non era neanche tanto male. No, è stato rigettato veramente dal ferro. Risultato, Milekic che sporca con le dita. Sarchioto ci crede, probabilmente ci crede. È l'unico a crederci, perché mira e prende rimbalzo e prende anche il fallo. E quindi abbiamo la possibilità del vantaggio del Kuss, che viene... Più uno concretizzato, sì, sì, Kuburovic è dall'altra parte, velocissimo Kuburovic, adesso però l'azione personale, niente da fare. Vai, però ancora Sarchioto, Sarchioto, Sacca, c'è il fallo, erano in 4 su Sacca, sì, più uno Kuss, 4 secondi e 92, che partita che vi stiamo trasmettendo, ringraziamo Basket Catanese, che siamo noi, che vi sta dando questa gioia. Forza ancora, clamorosamente Gela. Questa partita. Forza ancora anche sull'ultimo possesso. E poi Sarchioto che tende ancora con la palla in mano a rimbalzo. Sarchioto e mette le mani in Sacca. Rimbalzo difensivo, Sarchioto aveva... C'è un minuto per il Kuss, per organizzare un po' la situazione. Però mi ha fatto molto ridere Sarchioto che prende rimbalzo difensivo e si era tenuto la palla in mano come se fosse finita. Sì, stava esultando, ne mancavano... Mancavano 10 secondi, infatti subito poi hanno fatto fallo i giocatori di Gela. Qualcuno dice grazie a Vodafone che oggi ci sta facendo trasmettere senza grossi problemi di connessione. Ringraziamo anche. È meno male per una partita. Anche se ci eravamo abituati a quegli scatti dolcissimi che ci permettevano di seguire con più ansia la partita e angoscia, qui molto fluida. E devo dire che questi 4 secondi e 92 saranno scottanti. Partita allucinante. Partita allucinante. Qua non abbiamo più né avverbi né aggettivi. Diremo quello che ci passa per la testa, perché non sappiamo più cosa dire. Tutto. Allora, questo è il bello di questo sport. È veramente non puoi mai,
mai dire è finita. Ricordiamoci che Gela era più 21, forse anche di più. Comunque il più 21 era stato il vantaggio classico a cui ci eravamo abituati. E poi c'è stato un blackout totale, hanno spento completamente l'interruttore totale di Gela. Il Kus è stato travolgente. Il Kus inizialmente piano piano e poi Sakka ha dato quella botta che ha coinvolto i suoi giocatori, lo dicevamo dall'inizio. Mancava un giocatore del Kus, perché l'allenatore chiama i minuti, può dire quello che vuole, però se poi in campo quei cinque giocatori non ci sono. Adesso abbiamo la rimessa. Sì, perché non aveva ancora speso il bonus probabilmente Gela. Sì, non c'era il fallo adesso, fallo, fallo sistematico, diciamo. Vediamo fallo su Sakka. Arbitri non fischiano. Manco due secondi. Non fischiano. E allora il Kus la porta a casa. La partita finisce. Arbitri non fischiano. Il fallo sistematico. Cosa è sta succedendo? Follia, follia. In cosa campo sta succedendo? Fermi tutti perché qui Kuburović impazzito qui c'è sta invadendo contro gli qui arbitri. C'è qualcosa da dire. Kuburović perché è impazzito. Sì, perché voleva spendere. Vediamo che è successo. Voleva spendere fallo sistematico, ma gli arbitri non hanno fischiato, sostanzialmente garantendo la fine della partita. Perché è incredibile, non riesco neanche a raccontarlo. Ma sostanzialmente allora, il Kus ha rimesso il pallone in campo. Sì. E Gela ha tentato di spendere il fallo, ma gli arbitri non l'hanno segnalato. Fallo che da qui. Abbiamo visto sì, i falli. Sembrava la tirata della maglietta di Sakka era abbastanza evidente. Di tocchi su. Più i tocchi c'è. I giocatori di Gela non sapevano più come fare fallo. Kuburović però il tempo scorreva, erano 4:92 e quindi la partita finisce qui. Scusate, però non abbiamo ancora capito, ci aspettavamo qua 10 minuti di partita in 4 secondi. E intanto il Kus giaisce. Il Kus vince una partita assurda, incredibile, assurda, in rimonta da meno 21. Grazie soprattutto a Sakka e ad Arena, oltre al coach, a tutta la squadra. E a Sarchiodo, che poi effettivamente è Sarchiodo, è stato colui che l'ha vinta, la botta finale. La vinta è game winner questa partita. Fondamentalmente è stato di Sarchiodo. Forse sì, forse alla, cioè, perché poi serve quello, serve un Sarchiodo. Che ricordiamoci che aveva fatto anche quella tripla che aveva dato un contributo importante. Adesso la partita finisce così un po' nel... È caos, come è stato per tutto il secondo tempo. È caos, sì, perché il Kus vince questa partita sicuramente con meriti. Sicuramente con meriti. I due giocatori sono saliti in cattedra. Primo su tutti Sakka. Gela, blackout, l'abbiamo detto più volte. Però sicuramente non ci aspettavamo proprio questo tipo di finale. Perché è stato un finale rocambolesco dato appunto da questi falli. Perché l'obiettivo di Gela era sicuramente mandarli tutti in lunetta. Chiaro, per me è strano il non fischio. Anzi, io ero stupito dell'intensità del contatto per fischiare il fallo per provare a fare fallo sistematico da parte di Gela. Invece gli arbitri non hanno ravvisato neanche il fallo sistematico classico. Incredibile, incredibile. Abbiamo qua, stanno venendo a noi? No, no, ma vai, noi non ci abbiamo mai creduto. Noi abbiamo staccato, abbiamo detto basta, abbiamo staccato il computer. Abbiamo due dei cognomi più detti negli ultimi 20 minuti probabilmente. Arena e Sakka. Sì, sì. Le domande, Gaetano, inizia tu. No, è stata una partita allucinante probabilmente anche per noi che l'abbiamo vissuta da fuori. Aspetta, alziamo. Sì, ci alziamo. Mamma mia. Perfetto. Ok, ci siamo. Con chi iniziamo? Chi abbiamo? Ah, quella è di Alessandro. Non ho l'età. Non la inquadriamo. Allora, è stata una partita assurda. C'è stato un momento in cui probabilmente anche voi eravate fuori dalla partita psicologicamente, emotivamente, tatticamente. Poi un po' loro hanno spento la luce, un po' voi avete ritrovato continuità, canestri, il parziale partito da Sakka, ma comunque siete stati voi due gli uomini che hanno condotto la rimonta. È stato poi Inzaghi, ha detto Inzaghi. Sì, ha detto sì, Ale in telegramma. Nei commenti hanno detto Inzaghi, tutti forse lo chiamano. Sì, alla fine ci abbiamo creduto più di loro. Ah sì, il microfono. Ci abbiamo creduto più di loro. E alla fine siamo riusciti a portare a casa questa partita che non pensavo minimamente al secondo quarto di poterla portare. Merito a tutti quanti che ci hanno creduto, anche se già al terzo quarto, quando si iniziava a recuperare, poi segnava Gela,
era sempre il portare di 10-12 e poi gli ultimi 6-7 minuti comunque ci abbiamo creduto parecchio. Alla fine dovremmo giocare tutte le partite come l'ultimo, gli ultimi due quarti, credendoci dalla difesa, e poi i risultati vengono. Semplicemente voglio aggiungere che rispetto alle altre partite abbiamo giocato gli ultimi due quarti invece che i primi due quarti. Cioè, magari strano a dirsi, ma eravamo meno di 20, ma forse è stato meglio proprio perché avevamo, diciamo, nulla da perdere, quindi ce l'abbiamo, siamo giocati fino all'ultimo. E ce l'abbiamo fatta. Sul moto. No, verissimo. Sì, sì, no, volevo aggiungere solo una cosa. Tatticamente forse la cosa che avete... Niente, fuori gioco, passaggio lungo. Esatto, la cosa che avete sottolineato della posizione profonda di Sakai è stata fondamentale tatticamente, perché inizialmente è stata efficace proprio con il passaggio lungo in sé, e poi la preoccupazione della difesa di Gela era subito andare a cercare di coprire il passaggio lungo, e quindi lasciando scoperte le tue transizioni. E poi... abbiamo avuto un po' di fortuna inizialmente perché Robby comunque vive di questo e abbiamo avuto i primi due tre canestri, quelli ci hanno dato fiducia per poi continuare sulla difesa, e poi già da qualche palla persa siamo riusciti a fare anche qualche transizione pulita con un canestro. Importante è stato semplicemente l'intensità che abbiamo messo in difesa, perché comunque eravamo su tutti i contatti, su tutti i rimbalzi. Andrea Sarchiota ha fatto un partitone, perché là sotto comunque si spacca, molto si spacca. Corso pure perché pur essendo un under è un lungo a tutti gli effetti e può fare la differenza. Sta arrivando un disturbatore, eh? È là. Ragazzi, soltanto una cosa, complimenti. Non ho sentito cosa ha detto a Gaetano, però grandissima. Grazie. Partita. Brutta fine in generale. Quando hai fatto il passaggio a Corselli là sotto, tu guardavi noi. Io ho visto il tuo sguardo che mi ha guardato e passato. Mi hai guardato le palle. Vabbè. Ok, era per conferma. Grazie a voi. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno di Gela. Non so se qualcuno vorrà parlare, ma ci proviamo. Coach Toto Bernardo, grazie di essere seduto qui in tribuna per commentare questa gara che avete perso in maniera, diciamo, inaspettata da parte di tutti quanti. Non ci aspettavamo un finale del genere. Cosa è successo nell'ultimo quarto? Abbiamo tirato due quarti e mezzo alla grande, al solito abbiamo avuto questo calo, probabilmente dettato dalla paura di vincere, perché abbiamo fatto veramente una prima parte di gara importante. Però poi ci siamo disuniti sotto la loro difesa pressante, non siamo riusciti più a fare i nostri giochi, non siamo riusciti più a mettere quell'intensità difensiva che ci aveva consentito di andare più 20, per cui abbiamo buttato via due punti, questa è la reale verità, abbiamo buttato via due punti importantissimi. Peccato anche perché l'inserimento del vostro nuovo lungo mi sembra un giocatore molto più dinamico rispetto a Madunic, diciamo anche una mano da tre, riesce anche a muoversi più lontano da canestro, quindi poteva essere anche il motivo in più, diciamo la marcia in più per voi oggi. È chiaro che lui a un certo punto poi non ha avuto più energie, un anno che fermo, per cui anche lui è calato fisicamente, però è normale, un signor giocatore che ci darà tanto, però non può essere ancora al 100% delle sue reali possibilità. E diciamo che non l'abbiamo aiutato tanto,
perché ci siamo disuniti, ecco, ci siamo disuniti e questo non ce lo possiamo, non ce lo possiamo assolutamente permettere, mai. Chiaramente. Da cosa devi partire, Gela, per riprendere la marcia? Perché qualcosa di inceppato c'è. Ci vuole una vittoria. La vittoria è la panacea contro questo mal di vincere, ecco. Ci vorrebbe una vittoria, ragazzi, si allenano veramente in maniera intensissima, quindi non posso rimproverare niente. Deve arrivare solamente il risultato. Oggi dobbiamo portare 2 punti a casa. Più 20, una squadra che si allena così e che gioca in quella maniera non può far rientrare Cuscatale, al quale vanno i miei complimenti naturalmente per averci creduto fino alla fine. Emanuele Caiola quando rientrerà? Questa frattura alla clavicola? Non lo sappiamo, Emanuele ha bisogno di tempi di recupero che non lo sappiamo se gli consentiranno di rientrare in questo campionato. Insomma, voglio dire, noi dobbiamo fare di necessità virtù, questi sono i giocatori che abbiamo, giochiamo con loro, siamo contenti del lavoro che fanno, sono molto contento. Chiaramente se le cose non vanno come devono andare, mi prendo la mia buona parte di responsabilità. Chiaramente. Ultima cosa, Sescus è uscito, abbiamo visto con la caviglia qualcosa che non andava a un certo punto. Sì, ha avuto una distorsione alla caviglia in una penetrazione, poi l'ho rimesso in campo per provare a fare un canestro finale, cosa che non c'è riuscita purtroppo. Va bene, coach, intanto in bocca al lupo per il proseguo del campionato. In bocca al lupo per tutto. Buona serata a voi. Comunque. Buona serata. Noi vi ringraziamo per averci seguito in diretta, vi auguriamo una buona serata e buon basket a tutti.